Amici telespettatori, siamo pronti a partire con il nostro consueto appuntamento del martedì con l'anteprima del Barbiere, lo spazio dedicato alla Serie B. Naturalmente ci concentreremo sul Como, protagonista di questa pazzesca volata finale con l'obiettivo della promozione in Serie A. Vince anche in casa con il Bari, mancano 5 partite alla fine di questa regular season, insomma le aspettative sono davvero alte per quanto riguarda le altre competitor della parte alta di classifica. C'è il Parma che vince la partita del 33esimo turno, così come il Venezia. Invece la Cremonese continua a frenare la propria corsa verso un'eventuale promozione diretta. Insomma, è davvero ancora tutto aperto per quanto riguarda qualsiasi posizione di classifica, e faremo con i nostri ospiti il punto anche in generale su questa Serie B. Vi ricordo che potete intervenire durante la diretta, lo 031 33 00655, al numero WhatsApp 335 70 84 396. Vado a dare il benvenuto a Massimo Moscardi. Ciao Mariella, un saluto a te, ai nostri amici telespettatori, soprattutto i tifosi del Como che in questa fase sono sicuramente ben felici. Esatto, Massimo, come sempre facciamo il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato, un'altra vittoria in casa con il Bari. Sappiamo che ogni partita di questa volata finale non è semplice, per quanto il Bari sia in una situazione critica. Tra l'altro è stato esonerato anche l'allenatore, quindi c'è questo nuovo cambio, il quarto cambio di stagione. Sicuramente è una squadra scossa, però non era scontato questo risultato e questo rendimento, questa prestazione. Esatto, il Como, fateci caso, tra l'altro ha battuto nelle ultime partite squadre che poi hanno continuato a vincere, il Catanzaro, il Sudtirol, il Pisa, adesso vedremo il Bari, anche se ovviamente i destini dei pugliesi più non ci interessano, interessano quantomeno i tifosi biancorossi. Detto questo, da salvare ancora la prestazione convincente, anche se c'è stata quella piccola sbavatura del gol finale del Bari che ha regalato qualche brivido, ma più che altro perché è stata un po' di disattenzione in difesa, cosa che penso Fabregas e Roberts avranno sistemato nei primi allenamenti. Comunque si saranno fatti sentire, perché in questa fase davvero bisogna stare attenti soprattutto ai particolari, insomma prendere e quasi rischiare, non dico il pareggio, poi non è che il Bari abbia fatto più di tanto proprio dopo aver segnato il 2-1, però insomma sono situazioni che sarebbe meglio evitare. Detto questo, guardiamo al bello, il nuovo gol della coppia Gabrielloni ed Acuña, la prestazione generale buona di tutta la squadra, il recupero di Verdi che è tornato in campo, Cutrone comunque ha offerto una grande prestazione, due assist, che dire, mi sembra che ci sono tutti gli elementi, come ho detto all'inizio, per essere ottimisti e guardare avanti con fiducia. Il Como padrone del proprio destino, al di là del Parma che comunque ha 5 punti, ne ha 3 tre di vantaggio sul Venezia e 5 sulla Cremonese, ho guardato casomai, non sbagliare i conti. Errori matematici non, esatto, non quindi, ne facciamo. Quindi la classifica sorride, certo, è giusto guardare il calendario, ma allo stesso tempo inutile fare delle tabelle. Tutte le partite sono difficili, ma non per frase fatta, ma perché qualunque squadra ha le motivazioni. Paradossalmente anche l'Eco, che è riuscito a battere la Reggiana nell'ultimo turno, si è rilanciato, a qualche speranziella di, insomma, di provare quantomeno a agganciare la zona dei play-out, e l'Eco per esempio riceve il Venezia nel prossimo turno, quindi penso sia una, per la prima volta i tifosi del Como potrebbero anche tifare per il Lecco. La Cremonese va a Catanzaro, che si è ripreso subito con una convincente vittoria a Modena, causando l'esonero dell'allenatore del Modena, e Bisoli è arrivato al posto di Bianco, e il Como gioca con la Feralpi Salò. Feralpi Salò è stata sconfitta nell'ultimo turno, ma anche in questo caso lei vuole evitare di essere agganciata dall'Eco e magari punta a fare un risultato importante per provare, insomma, a uscire da quel penultimo posto. Cioè, alla fine sono tutte partite concatenate fra di loro e non c'è nessuna squadra, proprio a guardare la classifica, che possa stare tranquillo, che possa non avere aspirazioni. È bello per questa volata finale. Il Como si è incuneato perfettamente in questa situazione, perché le dirette concorrenti sono state rallentate una volta l'altra da squadre appunto con
più motivazioni. Il Como ha avuto il merito di incontrare queste squadre ovviamente motivate e le ha battute, quindi sicuramente è la mentalità vincente che era stata chiesta da Suarso, esatto, a Fabregas, no? Comunque Longo, abbiamo rispetto per Longo, ma vogliamo un altro tipo di gioco, un altro tipo di mentalità, e i risultati hanno dato ragione a questa società, società che tra l'altro ha avuto, era rappresentata anche sabato scorso in tribuna da un esponente della famiglia Artono, quindi è stato bello anche c'è la vicinanza, questo, è stata bella questa vicinanza, ma questo aver visto direttamente l'entusiasmo in uno stadio praticamente esaurito, una città entusiasta, tanto tifo, tante famiglie, tanti bambini con la maglia del Como, lo abbiamo spesso sottolineato in questa stagione, quindi si è resa conto direttamente di come il loro progetto stia insomma, procedendo a gonfie vele sotto ogni profilo, e questo è sicuramente un dato di fatto importante. Esatto, Massimo, tra l'altro c'è una novità, quindi un dato davvero delle ultime ore, un nuovo innesto per quanto riguarda il ruolo che si occuperà del reclutamento di nuovi giocatori, un personaggio quindi che arriva dal Southampton, quindi anche in questo caso internazionale. Quindi... Beh, esattamente, comunque è un Como, l'abbiamo detto, no? Che ha un grande staff, no? Anche la prima squadra, è vero, Fabregas può essere l'uomo di riferimento, ma non sottovalutiamo Roberts, che tra l'altro con Marocco e Galles ha ottenuto grandissimi risultati a livello internazionale, quindi sicuramente Roberts, con il tanto sottovalutato da qualcuno considerato un prestanome, Roberts in realtà ha un ruolo importante anche magari per compensare certi momenti di inesperienza di quello che poi tutto sommato il vero allenatore del Como, e c'è un grande staff, e quindi era necessario migliorarlo ulteriormente anche in vista della prossima stagione, la speranza ovviamente di tutti che sia in un determinato campionato, non dico quale, Pescara-Manzia, quindi questi innesti vanno a rinforzare comunque lo scouting, la ricerca mondiale, anche perché, lo diciamo con un sorriso, se ripensiamo dove eravamo 10 anni fa, adesso il Como che viene diciamo così bombardato da giocatori che si offrono, agenti che continuano a fare il numero, qualche anno fa non volevano nemmeno sapere dove era Como, e adesso invece ovviamente sia per l'importanza della società, per il progetto che sta procedendo e per quelle che sono le prospettive, insomma adesso tutti vogliono venire a Como. L'ho detto come battuta, no? Quando anche settimana scorsa qualcuno ha detto ci sono giocatori del Como che potrebbero interessare all'Inter come Brownoder, io dico attenzione che sono i giocatori dell'Inter che in realtà potrebbero essere interessati a venire al Como, certo. Inter come di qualunque altra squadra, perché è un progetto da non sottovalutare. Poi Suarso l'ha detto, e quando l'abbiamo intervistato gli ho detto ma lo sta dicendo come battuta o è vero, il nostro progetto entro 5-10 anni andare in Champions League, quindi guardano avanti con fiducia, e insomma i progetti sono ben chiari, no? Ricordi il famoso, lo stiamo notando, Serie A subito, no? Come mantra, sì. L'intervista che gli abbiamo fatto Espansione, qualcuno ha sorriso all'epoca, invece c'è poco da ridere, era un progetto reale. Esatto, Massimo, continueremo a parlare tra pochissimo di Como e di Serie B, a dopo. Eccoci, ben ritrovati amici telespettatori in diretta all'anteprima del Barbiere. Stiamo parlando naturalmente di Como, perché è una delle protagoniste più importanti di questa volata finale. Insieme al Parma si sta decretando quella che sarà l'eventuale promozione diretta di queste due squadre, che hanno anche qualcosa in comune, Massimo, secondo me. Sono comunque internazionali anche a livello di proprietà. Ecco, la differenza magari è che il Parma ha avuto un cammino più costante, ha costruito step by step questo tipo di... Ma è partito meglio, si è guadagnato quel margine che sta mantenendo, a fatica perché nell'ultimo turno ha vinto, ma prima... Però insomma sono... anche il Venezia è una proprietà straniera, quindi sì. Le prime tre in questo momento, mentre la Cremonese è italianissima, no? Arvedi, anzi uno tra i proprietari, tra gli italiani... più
con più soldi, insomma, come dicono le statistiche, visto che il discorso torna spesso per quanto riguarda la proprietà del Como, che peraltro è invece proprio in assoluto la più ricca, non soltanto a livello italiano, nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi, insomma, i risultati stanno premiando questi club, la volata è ancora in corso, per il Como sarà importante, insomma, non perdere colpi. Ricordiamo sabato la trasferta con la Feralpi Salò, si gioca a Piacenza, ma sarà una partita in casa, perché praticamente lo stadio avrà più tifosi del Como che quelli della Feralpi Salò, i biglietti sono quasi esauriti, quindi tutti quelli disponibili per gli ospiti, quindi sicuramente il Como avrà a suo favore il tifo. Poi dopo ci sarà la partita, un'altra partita in trasferta con la Sampdoria, nello stesso giorno di Venezia Cremonese. Questo comunque è logico, che abbiamo parlato di tanti snodi fondamentali, ma questo lo sarà sicuramente più di tutti, perché davvero lì molto dipenderà anche dal confronto diretto tra quelle che in questo momento sono le altre squadre che stanno facendo la volata. Primo maggio la sfida interna con il Cittadella, e anche lì poi dopo è inutile stare a raccontarcelo, dipenderà dalle motivazioni che avranno le squadre man mano che si avvicina alla fine del campionato. Poi la trasferta di Modena il 5 maggio al penultimo turno, e infine la sfida interna del 10 con il Cosenza. Insomma, questo è il calendario del Como, squadre che in questo momento hanno tutte motivazioni, ma lo ripeto, dalla prima all'ultima vale per ogni interlocutore. Quindi... E forse è uno dei primi campionati comunque degli ultimi anni dove non ci sono posizioni nette, quindi questo vuol dire che in ogni caso questa Serie B risulta essere equilibrata. Sì, anche però ho letto anche dichiarazioni, insomma, di dirigenti di squadre che sono quasi in zona playoff, che continuano a dire guardiamoci alle spalle, no? C'è quella zona intermedia in cui l'anno scorso c'era il Como, se ti ricorderai, nel giro di poche giornate si è ritrovato a lottare per non finire nei play-out, quasi a terminare nei play-off, proprio nella volata conclusiva. Quindi, sì, nelle ultimissime gare. Quindi fino all'ultimo davvero... Però il Como deve guardare a casa propria, a confermare le prestazioni, a stare più attento in determinate situazioni come quella che abbiamo detto che ha portato alla rete del Bari. Ma Fabregas avrà sicuramente alzato la voce, quindi... Insomma, la fiducia c'è. Ci sono due Como che vanno bene, no? Anche se poi proseguiremo a parlare di quello maschile. C'è un Como femminile che sta per conquistare la salvezza, manca ancora la matematica, ma che nell'ultima partita ha offerto una bella prestazione, allenato da un vecchio cuore azzurro, un nostro caro amico, Stefano Maccoppi, che dovrebbe essere al telefono. Stefano, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao Stefano, buonasera, ti presentiamo ovviamente per la prima volta qua al Barbiere con questo nuovo ruolo di allenatore della Como Women. Abbiamo detto Massimo che comunque manca praticamente un punto alla matematica certezza della salvezza, giusto? Quindi sì, sta andando giusto. Bene, dai. Beh, sono subentrato il giorno prima di giocare contro il Milan. E ho conosciuto la squadra, ci sono dei valori, buoni valori, che probabilmente si erano un attimino persi. Siamo andati a Pomigliano, abbiamo fatto una bella gara, abbiamo vinto, penso, meritatamente. E le ragazze adesso sono tutte belle gasate. Questa settimana, per fortuna, le ho tutte, perché settimana scorsa c'era stata la sosta della nazionale e quindi... tutte le nazionali sono andate via, non le ha potute allenare, mentre questa settimana ho almeno 10 giorni per preparare la partita contro il Napoli. Certo mister, poi non, immagino non debba essere sicuramente semplice subentrare quasi sul finire di una stagione, come abbiamo visto sta succedendo anche a molti allenatori della Serie B maschile. Sì, non è, indubbiamente non è semplice. Il mio episodio, arrivare proprio il giorno prima della gara, non è stato per niente semplice, però mi sto introducendo piano piano, cerco di dare alcuni dettami molto semplici e le ragazze stanno rispondendo bene, sono soddisfatto.
Mister, l'altro Como, l'altra faccia del Como che ci dicevamo prima con Massimo, che sta rispondendo molto bene a questa volata finale, appunto la squadra, la formazione lariana, una tua opinione su queste ultime gare? Allora, guarda, ho guardato sul treno, perché stavamo andando a Napoli, la partita del Como contro il Bari, che peraltro sono... il Como sicuramente è quello che mi ha cresciuto, però ho avuto anche due stagioni a Bari, quindi certo. Ho conoscenze anche lì, quindi erano due mie squadre che si affrontavano, e il Como è stato nettamente superiore, secondo me la vittoria se l'è meritata, ovvio, c'è stato quell'episodio che ho visto che Fabregas ha arrabbiato veramente molto, e ha perfettamente ragione, perché non si deve concedere certe distrazioni, perché poi possono essere pagate care, no? Il risultato adesso in questo momento, Como sta molto bene e secondo me non deve guardare in faccia a nessuno e andare dritto all'obiettivo, che secondo me ha la possibilità di ottenere la Serie A diretta. Anche perché i tempi sono maturi, possiamo dire, c'è una grande salute fisica della squadra, ma soprattutto una gran salute mentale. È quella che ti fa fare il salto di qualità, avere la fiducia in se stessi, oltre alla tenuta atletica che ti sostiene, quella mentale è determinante per ottenere questi obiettivi che è come si è prefissato. Tra l'altro la piazza di Bari ha avuto, abbiamo detto prima, questo ennesimo cambio di allenatore. Ho visto Iachini, mio amico, che purtroppo hanno pagato un po' cara vari allenatori lì a Bari, probabilmente una mal gestione, perché quando poi si cambia troppi allenatori, insomma, un po' mia colpa. Anche la dirigenza la deve fare. Rischiano di retrocedere, però, cioè, di questo passo. Adesso non voglio recitare il famoso Como 89-90, però parti per essere promosso dopo una grande delusione e forse non c'è la mentalità giusta, no? Perché magari qualcuno pensa ancora che si debba lottare per la promozione, magari c'è meno propensione a combattere, no? Sono d'accordo con te. Secondo me è giusta questa analisi. Si ritrovano in una situazione dove devono veramente lottare su ogni pallone, c'è scarsa fiducia dei propri mezzi, quindi puoi veramente essere la sorpresa in negativo di questo campionato. Sabato si gioca a casa tua, adesso no. Tu abiti in zona, no? Nella tua Piacenza. Che atmosfera, cioè, si giocherà in casa, però hai visto la vendita dei biglietti di Feralpisalò Como. Feralpisalò penso siano 400-500 dei tifosi locali, sì. Il resto sarà uno stadio bianco-blu. È probabile, sì. Io a me piacerebbe andare a vedere, anche perché così vedo i colori blu che mi appassionano, e probabilmente sarò lì allo stadio domenica pomeriggio, sì. E ovviamente, mister, immagino che con gli impegni del tuo nuovo ruolo sarà un po' più complicato. No, hanno la pausa, mi sembra, domenica. Abbiamo la pausa noi. Prossimo, sì, fine, sì, settimana hanno la pausa, quindi esatto, per quello te l'ho detto pausa. Apposta. Sì, sì. Bene. Ti aspetto giù per due pisarefase. Allora, come la vedi questa volata finale? Poi chiudiamo, insomma, penso che il Como debba guardare a se stesso, no? Alla fine. Sono d'accordo, adesso ha preso un piccolo margine e lo deve mantenere, non deve speculare, ma deve mettere in campo la propria forza, che è quella veramente dirompente, perché sinceramente nell'ultima partita l'ho visto convinto, a Catanzaro non ha rubato nulla e quindi... Bari in casa si vedeva la squadra che voleva vincere con testa, e quindi deve continuare su questa strada. I giocatori hanno fiducia, l'ambiente è veramente carichissimo, mi ricordo quando siamo andati in Serie A, e questo è l'ambiente che può portare grande entusiasmo e può anche portare punti,
perché magari una domenica che magari non riesci a sbloccarla, con la spinta del pubblico veramente ti può far cambiare le cose. Quindi tutto l'ambiente, anche a livello mediatico, è determinante che sia un tutt'uno per raggiungere questa meritata Serie A. Grazie Stefano per questi preziosi consigli, ovviamente ti auguriamo un buon proseguo di campionato, grazie, speriamo di avere modo mille. Di sentirci forza presto. Forza Como. Forza i due Como. E ci si vede a Piacenza, insomma. Va bene, volentieri. Un abbraccio a tutti. Un saluto. Abbraccio, ciao Stefano. Grazie. E beh, insomma, la carica di un grande ex ci vuole. Poi Stefano Macoppi, l'abbiamo sentito spesso in questa stagione. Poi dà sempre stagione. Giusti consigli, esatto. Saggi proprio da mister importante, da mister che ha una grande esperienza nel ruolo di allenatore. E, insomma, è sempre una bella personalità da rivedere qui all'anteprima. Sono contento che... Insomma, il Como Women gli abbia dato fiducia, poi non so com'è il contratto fino a fine stagione, insomma, se è un traghettatore, sì. Avremo modo per parlarne, però sicuramente fa piacere vedere che possa portare la sua esperienza. Ricordiamoci, è vero, con la prima partita col Milan è arrivata una brutta sconfitta, ma era lì da forse meno di 24 ore, pronti via, sì, si è ritrovato sì. In campo. Alla prima partita che è riuscito a gestire è arrivata una bella vittoria in trasferta contro il Pomigliano proprio nell'ultimo turno, quindi... Anche perché secondo me in generale per tutti gli allenatori che subentrano a stagioni in corso, ma soprattutto in momenti così concitati di una stagione, quando c'è in ballo qualcosa di importante, come abbiamo visto anche con le squadre di Serie B, ci deve essere una bella pressione addosso all'allenatore che ha il compito di gestire al meglio situazioni spesso non facili, non semplici. Eh beh sì, in generale, poi pensa soprattutto alle squadre... Insomma, che sono in testa, sai, le pressioni sono tante, le piazze, le società sono ambiziose, le piazze giustamente, tra virgolette, pretendono comunque i risultati, ma insomma, in questo momento come non essere insomma, soddisfatti e come non aspettarsi molto da questo Como, è normale che sia giusto, ma mi sembra alla fine c'è un campione del mondo come Fabregas a dover gestire questa pressione affiancato dallo staff e ripeto da un uomo di grande esperienza come Roberts che nella sua carriera ha comunque ottenuto importanti risultati e lo sottolineo sempre perché comunque magari una figura così potrebbe essere sottovalutata invece un personaggio di carisma ed esperienza che sicuramente ha un ruolo importante in questo lavoro di squadra che abbiamo sempre in alto il Como. Esatto, abbiamo sempre pensato anche noi. Continuiamo a parlare di Calcio Como con una persona esponente di un altro orgoglio sportivo territoriale, Massimo Tacci, presidente di Hockey Como. Ciao Max, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Presidente dell'Hockey Como è grandissimo tifoso del Como Calcio sì. In questo caso, lui ha sempre questo doppio ruolo, no? Quindi, però, beh, una prima domanda doverosa te la facciamo sull'Hockey Como, poi ci soffermiamo sul Como Calcio. Stagione terminata, no? Comunque ai playoff, anche se fuori dai playoff, mi sembra, viste le situazioni, visto il palazzetto, perché, beh, sugli impianti, come si dice a Venezia, rido per non pianzer, no? Rido per non piangere, questa frase che mi viene da dire, lo diciamo con un sorriso, ma insomma la situazione... È quella che è, insomma, arrivare ai playoff è un grande risultato alla fine. No, diciamo che era l'obiettivo minimo della stagione, siamo stati soddisfatti, siamo usciti gara 5, quarti di finale contro la squadra che poi ha vinto il campionato, per cui alla fine potevamo fare di più, sicuramente potevamo fare di più, siamo arrivati con un roster che era abbastanza tirato, con tanti infortuni nell'ultimo periodo, il periodo cruciale, questo non ci ha aiutato. Diciamo che è stata una stagione molto soddisfacente perché la campagna acquisti è stata ottima, seppur sempre all'interno delle nostre possibilità e anche la risposta del pubblico se... limitata purtroppo ai famosi 99 posti che nonostante si sarebbe potuto fare qualcosa di più ma alla fine comunque è sempre stato pieno, quindi cioè, pieno dei 99 posti, quindi nella classifica di spettatori siamo arrivati ultimi
quando tutti hanno aumentato il pubblico quest'anno in una maniera molto importante. È stato un anno interessante questo per l'hockey italiano, perché comunque hanno iniziato a mandare le partite in televisione su un canale particolare della federazione, e questo ha portato comunque a una visibilità più ampia e a un po' riportare anche il pubblico finalmente nei palazzetti. È stato bello, è stata una bella stagione. Bene così, anche perché poi è uno sport molto affascinante ed è bello che si apra al grande pubblico. Sì, sì, beh, io guardi, ho notato questo in questi anni, che chi viene una volta a vedere la partita, provare a vederla, poi torna sempre, perché è uno sport che sì, è bello da vedere in televisione, il caldo a casa, anche perché diciamo che lo stadio qui non è molto confortevole purtroppo, però visto dal vivo ha tutto un altro fascino, si percepisce davvero la velocità e la fisicità dello sport. Beh, tra l'altro, scusa, uno stadio che io, si parla ormai di 30 anni fa, io ho visto anche pieno, perché quando c'era la famosa Promolina che conquistò la Serie A, insomma, sono tra i privilegiati che l'ha visto davvero pieno, la famosa situazione in cui non passa nemmeno uno spillo. Come peraltro era il Sinigaglia. Erano altri tempi. Sì, come è stato il Sinigaglia adesso, quindi se sei d'accordo passiamo al Como Calcio, di cui sei da sempre tifoso. Insomma. No, io ti dico solo che in quegli anni rimanevo afono fino a mercoledì, perché mi facevo il calcio Como in curva e poi venivo qua in curva la domenica sera, quindi in quel periodo rimanevo afono sempre fino a mercoledì per tifare le due squadre. Sì, poi dopo ricordiamo che qualcuno invece correva a vedere Cantù, che all'epoca era in Serie A ed era anche una formazione di vertice. Prima della chiamata però almeno un tuo parere sul Como Calcio, poi sentiamo il tifoso al telefono, però insomma ti ho chiesto. È un sogno perché è bello vederli giocare, è bello andare allo stadio, è cambiato tanto anche lo stadio in questi ultimi due anni. Io sono rimasto in tribuna, non mi sono spostato purtroppo con i miei amici nei distinti, però ho notato anche il cambio di pubblico, sempre più stranieri, sempre più internazionale, e questo non può che far bene al calcio e anche alla visibilità internazionale, che credo che la proprietà voglia del Como. Max, proviamo a prendere questa telefonata, tu magari stai un telespettatore, con noi, esatto, con cui interloquire. Volentieri. Pronto? Ciao ragazzi, sono Jacopo da Marganico. Ciao, buonasera. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, io sono veramente un tifoso di poco più di 20, ho 25 anni, quindi per me è nuovo vedere il tuo continente. Sono anch'io uno di quelli che purtroppo ha una doppia squadra, non interista e non milanista, però sono veramente entusiasta. Io vivo Como, lavorando a Como, la vivo come città, c'è un entusiasmo che non si vedeva da tanti anni. C'è proprio, anche partendo dai bus, con tutti i giocatori sponsorizzati, c'è proprio questo clima tra città e squadra che ha trasmesso la proprietà, che è un qualcosa di indescrivibile. E io sono abbastanza fiducioso alla fine, credo che alla fine ce la faremo a continuare questo sogno, perché se lo mettiamo in una squadra fortissima, e poi ragazzi soprattutto abbiamo una proprietà che veramente ci fa sognare a braccia aperte. Io volevo solo chiedervi una cosa a Massimo, se mi confermo il fatto che Sowasso, questo l'ho sentito su Radio Sport, ha fatto una cena con i pesi massimi e ha promesso che se andiamo in Serie A entro 5 anni andiamo in Europa. Volevo sapere se... Ma l'ha detto da noi, l'ha detto da noi in esclusiva già mesi fa, quindi sì. Se guardi sul nostro sito di Espansione TV e cerchi le interviste a Sowasso, sono ancora online, sentirei lui che lo dice direttamente da noi, sia prima della Serie A, sia poi dopo quella della Champions. Se metti nel motore di ricerca Sowasso, Champions, Espansione TV, trovi direttamente lui che lo dice. Speriamo sia fattibile, sia realizzabile. Con questa novità ci può sognare, perché sarebbe veramente un sogno vedere come addirittura
per carità, lo fanno piazza con Bologna-Atalanta, l'Atalanta da anni, Bologna quest'anno, per cui vedere come un Champions sarebbe qualcosa di incredibile. Cominciamo ad andare in Serie A e poi faremo vedere, però io con questa proprietà sogno in grande, sogno i vertici del calcio, non solo B e C, ma poi anche i vertici del calcio nazionale e speriamo anche europeo. E poi sono innamorato di Braunwalder, che è un giocatore meraviglioso, secondo me, come tutti gli altri, Strefezza, Cutrone, Gavrelloni, e niente, speriamo di festeggiare il prima possibile, magari prima di Modena. Io credo che già con Cittadella possiamo andare in giro a festeggiare, questo è il mio parere. Va bene, grazie mille. Ciao. Max, cosa ne pensi? Questo è l'entusiasmo del tifoso. Tocco ferro, diciamo che le possibilità ci sono tutte, la squadra c'è, le qualità ci sono, c'è la proprietà, quindi c'è tutto. L'idea della Champions forse ancora non lo so, mi sembra una cosa così lontana che... così lontana, se penso 3, 4, 5 anni fa, io purtroppo ho qualche anno in più di Jacopo che ha chiamato e mi ricordo le partite arenate, no? Quindi l'idea di andare a giocare, che so, l'Inghilterra al Parco dei Principi mi sembra una roba quasi che mi devo dare un pizzicotto per svegliarmi. Beh Max, alla fine quando c'è stato il cambio allenatore, è arrivato Fabregas, le parole di Suarso proprio relative al salto in Serie A già ci sembrava comunque un qualcosa di, diciamo, lo immaginavamo con un percorso un po' più lento, un po' più graduale e ora siamo davvero lì vicini. Sì, no, c'è stato un cambio, un'accelerazione con il cambio da Longo a Fabregas. E poi a Roberts c'è stato proprio un'accelerazione su questo, però noi abbiamo una società che è bravissima a pianificare, quindi se dicono qualcosa sicuramente l'hanno pensato, l'hanno discusso e magari hanno già pianificato come arrivare a quell'obiettivo. Credo che l'obiettivo adesso di breve periodo sia lo stadio, perché anche il Sinigallia, prima parlavamo dello stadio alle mie spalle, ma anche il Sinigallia purtroppo è lo stesso da diverse decadi, quindi anche quello avrebbe bisogno. Infatti Max, non ti nego che molti tifosi, telespettatori che stanno già immaginando quello che potrà essere un'eventuale promozione, quindi vivere le partite della Serie A, e pongono la questione stadio, ecco, è un po' il tema che rimane sempre attuale. Eh sì, la questione stadio rimane attuale, ma abbiamo l'occasione come città e come comunità di Como sicuramente di avere una proprietà forte che lo vuole lo stadio e non fa delle buttarde, quindi sicuramente se ci saranno le condizioni si farà, io su questo ne sono certo, come sono certo che magari tra qualche tempo davvero potremmo sognare qualcosa di più che solo la Serie A, ma solo grazie alla loro capacità sia finanziaria che di pianificazione. Staremo a vedere, Max, è stato davvero un piacere ritrovarti. Grazie mille. Piacere mio. E buona serata, sentiamo la telefonata. Sentiamo subito la telefonata, pronto? Buonasera, sono Attilio, Mariella, salve. Buonasera. Salve Massimo, no. Sono Attilio da Lambrugo, anche voi. Dici. Salve, sono contento di tutti, sono contento di tutti. Sono contento malamente. Poi, la situazione stadio com'è? Va a procedere a come deve procedere oppure c'è qualche inghippo? Poi, faccio i complimenti questa volta che lei settimana scorsa mi ha detto che non ho fatto i complimenti a Gavrielloni. Possibilmente me li faccio questa sera e anche al mio pupillo, va bene? Ecco. Va bene, allora rispondiamo sullo stadio se abbiamo il tempo. Como, a tutti voi, grazie mille. Ciao, guardando. Salve anche a voi, grazie. Ecco. Sullo stadio, per quanto riguarda l'anno prossimo, sarà un po' una corsa contro il tempo, nel senso ci saranno alcuni lavori che andranno fatti, no? Perché quindi...
la speranza del club in caso di promozione in Serie A è di portarli a compimento per la partenza del campionato. Ci saranno anche alcune deroghe che comunque vengono concesse alle società neopromosse, soprattutto se poi mostri un progetto che riguarda il futuro. Di conseguenza l'intenzione è di rimanere al Sinigaglia, poi dopo si sa, lo stadio va completamente ristrutturato, rifatto da zero, e anche in questo senso la proprietà si è mossa, però in generale in questo momento c'è l'intenzione di portare a casa la possibilità di giocare a Como in Serie A, quindi qualche deroga dove è consentita e qualche lavoro di sistemazione dove va fatto a tutti i costi. Faccio un esempio che riguarda noi giornalisti, l'abbiamo già ricordato, la sala stampa in questo momento può contenere 10 persone, non puoi ovviamente una conferenza stampa con l'Inter, il Milan, con società così, cioè non ci si sta. E quindi certo. Su alcune cose, dico questa perché riguarda diciamo quello che è il nostro lavoro, quindi conosco abbastanza, è logico che lì non ci sono deroghe, cioè non puoi mettere 50 persone dove ce ne stanno 10. Quindi dove si può si interviene, dove non si può si chiede la deroga, però insomma bisognerà trovare una soluzione intermedia, ma l'intenzione è di rimanere a Como anche per la prossima stagione in caso di eventuale promozione. Continueremo a parlare dopo di Como e di Serie B, qualche minuto di pubblicità. Eccoci in onda, amici telespettatori, un po' sull'onda dell'entusiasmo dei tifosi che abbiamo sentito, che continuano a scrivere. C'è davvero tanto entusiasmo, tanto ottimismo per questa volata finale. Mancano 5 partite alla fine della regular season, insomma è un momento cruciale. Noi poi vogliamo però parlare in generale di quella che è tutta la Serie B con un punto di vista importante giornalistico ci fa piacere ritrovare in questa puntata dell'anteprima del Barbiere. Dovremmo avere in collegamento il prossimo ospite, eccolo, lo vedo collegato, Nicola Vinda. Ben ritrovato, Nicola. Ciao Mariella, buonasera a tutti. Ovviamente giornalista della Gazzetta dello Sport. Noi ci eravamo sentiti l'ultima volta in un momento non così felice per il Como, perché c'era stata la sconfitta con la Cremonese, forse il Como era fuori un po' dai giochi, dall'idea di promozione diretta. Ora si è un po' ribaltata la situazione, tu eri allo stadio a vedere Como-Bari, quindi un tuo punto di vista sulla prestazione dei lariani. Sì, in 5 partite rispetto a quella sconfitta con la Cremonese il mondo si è decisamente capovolto per il Como, perché ha rimontato la Cremonese, l'ha superata e l'ha staccata. Dietro è rimasto in corsa il Venezia, che mi sembra in questo momento la squadra più accreditata per contendere il secondo posto al Como. La Cremonese mi sembra invece in grande difficoltà, è un momento di grande confusione. Queste sconfitte, in questo 3 sconfitte nelle ultime giornate, sono pesanti, perché adesso tempo per rimediare non ce n'è più. E quindi è una condizione di salute preoccupante per la Cremonese. Al contrario, il Como invece mi sembra bello in palla, bello tonico, con una rosa profonda, ampia, tante alternative e tutte le condizioni per giocarsi al massimo questa volata finale, per fare quei 12-13 punti che garantirebbero al 100% il secondo posto. Poi magari ne servono meno se dietro il Venezia non le vince tutte, però diciamo che come minimo quelli servono. Ovviamente, Nicola, fare discorsi relativi alla difficoltà o meno dei calendari non è saggio arrivati a questo punto, perché abbiamo visto molte delle squadre anche di bassa classifica possono essere insidiose per tutte le varie avversarie. Sì, sicuramente le motivazioni cambiano, ci sono tanti valori nuovi a fine campionato, no? La tensione, la paura è un avversario in più per chi non sa gestirlo, le motivazioni più forti di chi si deve salvare, di chi è disperato e quindi gioca con la bava alla bocca, anche se di un livello tecnico inferiore, il caldo che comincia ad arrivare sabato
è stata già una bella giornatina da questo punto di vista. Quindi tanti valori che vanno a incunearsi con i valori tecnici, che chiaramente il campionato ha detto chiaramente quali sono le squadre più forti, però con tutte queste variabili le partite, che già di per sé non sono mai scontate in Serie B, in questo momento sono ancora più incerte, quindi guai a sottovalutarle, a cominciare da quella con la Feralpisalò di sabato, che chiaramente sulla carta non ha pronostico, però in quella Feralpisalò è forse la sua ultima spiaggia, quindi farà una battaglia a tutti i livelli contro il Como, e il Como dovrà essere molto molto preparato per vincere questa partita. Ecco, un Como, Nicola, che non ha lasciato nulla di intentato, no? Parli di caldo, loro sono andati a farsi il ritiro in Andalusia, che comunque è la zona più calda d'Europa, per dire. Questo fa capire, ma l'attenzione ai particolari, Fabregas che sabato al gol del Bari, certo felice non era, immagino sarà ripartito da quello nell'allenamento, mi sembra che stiamo avendo le risposte a domande che ci eravamo posti anche nel corso della stagione, cioè alla fine quella mentalità vincente che la società chiedeva, sembrava quasi una pazzia cacciare un allenatore che aveva appena vinto come Longo, che era reduce da un successo, invece la situazione in questo momento dice che insomma le cose che sono state fatte hanno dato ragione a determinate scelte. Sì, a proposito ci tengo a fare una marchettina, se me la consentite, ma ho fatto un'intervista a Suarso, a Mr. Suarso, che uscirà domani sulla Gazzetta, che parla anche di questo, quindi dice tante cose che magari voi già le conoscevate, ma io no, e comunque il pubblico italiano non le conosceva, quindi domani sarà spiegato bene il progetto Como con dei numeri veramente faraonici, fantascientifici, quindi mi ha conquistato questo progetto. Ha parlato della Champions, vero? Sì. No, adesso non esageriamo, però insomma ha detto step by step, non godiamoci il presente, il mondo cambia, giustamente, perché guardare lontano quando hai questo bel presente da vivere e da godere? Io sono di questo, io la penso così, quindi non voglio sognare, adesso è così bello, quindi perché no? Ma dicevamo, io ho un po' criticato Fabregas dopo la partita di sabato, perché ma lui stesso penso che l'abbia capito, cioè lui fa questo calcio d'attacco sempre in avanti, grande pressione, così che sta dando grandi risultati, però questo è un campionato anche di sofferenza, è un campionato in cui le squadre disperate non si arrendono, non alzano bandiera bianca, fanno di tutto per cercare di raddrizzare le partite, e quindi lui col Bari l'ultimo quarto d'ora è stato lui il primo a dare un messaggio sbagliato, facendo troppi cambi, sembra che, come dire, tanto l'abbiamo vinta, facciamo prendere minuti a gente che non gioca mai. È un rischio che non puoi permetterti di correre, perché se sull'ultimo cross una palla deviata va a finire in porta, il Bari pareggia la partita in maniera immeritata, sarebbe stato evidente, no? Però il Como buttava via due punti solo perché nel finale non è più riuscito ad essere propositivo e all'attacco come ha fatto per 75 minuti. Quindi Fabregas deve più che altro capire lui che le partite non sono mai vinte in Serie B, e quindi deve mandare in campo delle certezze, non dei giocatori solo che devono fare minutaggio. Quindi è stata l'unica critica che gli ho mosso l'altro giorno, perché per il resto per 75 minuti è stato veramente un bel Como, con un D'Acuña che secondo me in mezzo a tante stelle, a tanti nomi così, ma lui e Gabrielloni, oltre ad aver deciso le ultime tre partite loro due, obiettivamente sono due giocatori non di primissima fascia, diciamo, non sono gli Strefezzo, i Cutrone o i Verdi, però sono estremamente redditizi, utili, efficaci, preziosissimi per questa squadra. E questo è anche a dimostrazione di quanto proprio sia forte il gruppo, perché al di là delle singole individualità è davvero il gruppo squadra che fa la differenza in questo Como. Sì, assolutamente, anche se, ripeto, cioè, per esempio aver trovato in Braun Oder lì in mezzo al campo un trattorino di quel genere lì è stata una grandissima sorpresa, ha fatto una grande partita l'altro giorno sto ragazzo, quindi è una certezza in più lì in mezzo al campo,
se non hai Abilgard o non dovesse avere Bellemo, così, insomma, poter contare su un giocatore così è molto utile. Le alternative non mancano, però, ripeto, guai a scherzare col fuoco, bisogna andare sul sicuro adesso e non a costo di soffrire, a costo di sacrificarsi, di lasciar perdere per un attimo il calcio d'attacco, ma adesso conta portare a casa i punti e tenere lontano il Venezia. Grazie Nicola per il tuo punto di vista giornalistico in questo finale di anteprima del Barbiere. Spero che avremo modo di risentirci in questa volata finale di campionato. Quando volete, è sempre un piacere. E domani sulla Gazzetta allora leggeremo l'intervista su Arso, visto che io, avendoci lavorato per oltre due decenni, ora non più sostengo sempre il cartaceo, quindi comprate i giornali finché potete, finché ci sono, che è la situazione un po'. Così. Bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Nicola. Ciao. Noi siamo arrivati alla fine di questa anteprima del Barbiere. Vi ricordo che torniamo in onda dalle 21:20 con lo spazio di Serie A, con la diretta del Barbiere. Trovati amici telespettatori, eccoci pronti a partire con la diretta del Barbiere, dedicata come sempre al campionato di Serie A, anche per quanto riguarda la massima serie. Siamo agli sgoccioli di questa stagione, la volata finale. Partiremo dall'analisi dell'ultimo turno di campionato, 32esima giornata che si è giocata nel corso del weekend, che ha visto una grande quantità di partite finite in parità, in pareggi, così come le prime due squadre della classifica, Inter e Milan, che si preparano in questa settimana con il clima del derby di Milano, entrambe quindi reduci da pareggi con squadre di bassa classifica. Questo a dimostrazione di quanto in un momento così delicato della stagione ogni partita non va sottovalutata, soprattutto quelle con le squadre che hanno da lottare per la salvezza, quindi c'è la volontà di non retrocedere da questo campionato, quindi squadre per le quali anche un piccolo punto, quindi un pareggio, può essere fondamentale per poter alimentare sogni di salvezza. Naturalmente guarderemo a quella che è la vetta di classifica, con una Juventus reduce dal derby con il Torino, un'altra partita terminata senza gol da parte della squadra bianconera, senza vittoria, e poi il Bologna, anch'esso ha giocato una partita terminata in parità con il Monza. Insomma, è stata una giornata di campionato caratterizzata proprio da questo tipo di situazione. Vi ricordo che potete intervenire anche durante questa parte di trasmissione, i numeri che trovate in sovraimpressione, lo 031 33 00 655, numero WhatsApp 335 70 84 396. Come sempre sono in compagnia di Massimo Moscardi, ben ritrovato. Grazie Mariella, buonasera a te e ai nostri amici telespettatori, in compagnia mia ma anche poi dei tanti ospiti che avremo in questa serata. Come sempre cerchiamo persone che dicano cose interessanti, ci piace dirlo, addette ai lavori, magari non addette ai lavori, che però insomma hanno motivi, sono tifosi, insomma sono addentro alle cose, quindi sarà come sempre una bella puntata tutta da seguire. Per quanto riguarda il campionato, l'hai detto, adesso l'attesa è tutta su questo derby e io manifesto un desiderio, no? un piccolo ragionamento. Quest'anno hanno affidato tanti derby al nostro arbitro Comasco Colombo, no? Inter-Atalanta, Milan-Monza, mi pare, vado a memoria, insomma, tante volte arbitrato. Mi piacerebbe davvero vederlo in campo lunedì sera nel derby decisivo Inter-Milan affidato al Comasco Colombo, così, che possa essere anche di buon auspicio al calciocomo. È un mio desiderio. Vediamo se... Certo. Insomma, è un internazionale, potrebbe anche essere nella lista. Chissà,
Assolutamente, e entriamo in media stress a parlare proprio di quello che sarà il derby, quindi entriamo in questo clima derby, in questa atmosfera con il nostro primo ospite di puntata. Abbiamo detto, abbiamo spesso delle figure istituzionali che vengono qui in veste di tifosi, tifosissimi. In questo caso do il benvenuto, il ben ritrovato a Pietro Bussolati, consigliere regionale della Lombardia e super tifoso dell'Inter. Grazie, grazie, è sempre un piacere essere qui con voi. Allora, naturalmente ci vogliamo catapultare in questo clima derby. Abbiamo detto, Pietro, che c'è stata una situazione simile in quest'ultima giornata di campionato tra Inter e Milan, queste partite finite in parità. Quella con il Cagliari non ce la saremmo aspettati. Che cosa ne pensi? Insomma, è chiaro che diciamo che uno scudetto vinto con così tanto anticipo, di fatto vinto perché insomma mancano poche partite e i punti che distanziano l'Inter dallo scudetto non sono molti, poi ti porta, diciamo, a immaginarti di poterle vincere tutte, poi insomma un pochettino la fortuna, un pochettino alcune casualità, insomma magari il secondo gol era un po' anche, diciamo, a termini di regolamento non così preciso, possono toglierti quei due punti o aggiungertene, no? Nel senso, ci sono state tante polemiche dopo Inter-Verona, per fare un esempio, lì magari, posto che secondo me era una situazione un po' strana, però con la spinta di Bastoni potevano annullarlo, questo poteva annullarlo con la mano, insomma, poi le situazioni vanno un po' a compensarsi all'interno della stagione, quindi diciamo è positiva la stagione dell'Inter, poi qualche inciampo, qualche piccolo pareggio, qualche sconfitta ci sarà, insomma, fa parte del calcio, insomma, non è che mi preoccupa più di tanto, è una grande stagione per quanto riguarda questo scudetto e questa seconda stella. Certo, infatti questo pareggio sicuramente non va a scalfire quello che è il clima di gioia e di festa, perché c'è ancora la possibilità proprio di poter portare a casa la seconda stella nella partita di lunedì, che questo è il grande sogno dell'Inter di oggi e dei tifosi, no? Sì, io starei attento. Allora, io ovviamente lo vorrei vincere tantissimo al derby, perché comunque ovviamente avrebbe una simbologia molto forte. Io mi ricordo nel 2006, quando il Milan aveva, fino al 2006 scusate, il Milan aveva 17 scudetti e l'Inter noi ne avevamo solo 13, e io guardavo l'Albo d'Oro e dicevo, caspita, gli manca veramente poco per arrivare alla seconda stella. Mai avrei pensato che avremmo potuto arrivare alla seconda stella prima del Milan, e quindi questo, diciamo, arrivare alla seconda stella 19-19, vincerlo al derby sarebbe proprio molto bello. Dopodiché anche su questo io vorrei mantenere un po' la calma, nel senso che si può vincere, si può anche vincere col Torino, se non sarà col Torino lo vinceremo in trasferta, insomma l'importante è vincerlo, adesso non bisogna avere fretta, è ovvio che quando si arriva alla fine si vuole, io penso che la squadra, l'Inter, sia molto stanca mentalmente, sì, probabilmente più che fisicamente, cioè la vedo una squadra che comunque fa fatica a esprimere il suo gioco, e quindi non è che mi aspetto un Inter che stravince il derby, mi aspetto un derby combattuto che può finire con qualsiasi risultato, se anche si dovesse perdere, amen, insomma lo si vincerà in un'altra occasione, però è ovvio che da tifoso spero ovviamente di vincere. Anche perché è iniziata una corsa, non voglio dire mediatica, ma social, no? E l'Inter non supererà questo record, e non supererà questo, e non supererà quello. Cioè, ma alla fine conta la seconda stella, no? Mi sembra si stia parlando, cioè si vanno a cercare dei record che l'Inter non supererà. I 102 però, punti. Però alla fine, al massimo, a me quello che potrebbe dispiacere, passami la battuta, è la maglia dell'anno prossimo, che ho visto l'anteprima, la seconda stella con le righe trasversali, non mi piace molto. Potrebbe essere quella la delusione, ma lo dico io, amo le maglie tradizionali, ma vabbè, ma questo avremo tempo per parlarne. Però sembra che l'Inter non farà 12 partite consecutive, ma fa niente, alla fine conta la seconda stella, no? La sostanza delle cose, no? Io tutta la discussione intorno al record dei 102 punti francamente non la capisco, nel senso che mi sembra, perché dipende molto da che campionato becchi, no? Da che squadra, cioè dipende da tanti fattori che dipendono in parte dalla squadra che prende 102 punti, però io quello non l'ho mai sentito sinceramente. Vincerlo al derby è diverso, soprattutto per i tifosi dell'Inter di Milano, è ovvio che c'è, diciamo, una competizione con i milanisti che è molto sentita, non quanto quella con la Juve, però diciamo comunque noi un po' la sentiamo, quindi vincere al derby non nego che mi piacerebbe molto come scala del piacere, diciamo, però detto questo, cioè, se mi chiedi di firmare
che comunque vinciamo la seconda stella, ma la vinciamo a Frosinone, sarà bellissimo anche a Frosinone. Un po' più scomodo forse da seguire. Sarà allo stadio per il derby? Sai, poi... Che poi c'è anche questa corsa ai biglietti milanisti che li vendono agli interisti. C'è questa cosa comunque simpatica, perché poi non dimentichiamoci, il derby sono... decenni che non succede nulla e milanisti interisti vanno assieme allo stadio, al di là sì. degli spottò e delle tante cose che si sentono, no? Ma infatti il bello del derby di Milano è che c'è un bel clima, è ovvio che questo sarà un po' con più tensione, beh, sì. quindi bisogna tutti mantenere un po' di calma e... allora io andrò allo stadio, sì, sarò in curva dell'Inter, ho trovato il biglietto comprandolo come abbonato dell'Inter, sono abbonato all'Inter, quindi quando c'è stata la prelazione per gli abbonati sono riuscito a comprare un biglietto per la curva. Vedo che tanti, insomma, ci sono tanti annunci in giro di milanisti che lo vendono, però per comprarlo bisogna avere, se non si è preso nella curva dell'Inter, per comprare il biglietto bisogna avere la tessera cuore rosso-nero, cioè la tessera degli affiliati al Milan. Quindi non sarà semplicissimo, secondo me, per i tifosi interisti acquistarlo, rispettando le norme perlomeno, e quindi diciamo penso che lo stadio, poi io se fossi milanista andrei allo stadio sinceramente, serenamente. A me è capitato di andare nel 2022 allo stadio quando il Milan ha vinto lo scudetto all'ultima giornata e sapevo che al 99% il Milan l'avrebbe vinto. Sono tornato a casa vedendo l'inizio del festeggiamento dello scudetto del Milan, non è piacevole, però l'Inter si segue fino alla fine, si segue sempre ed è giusto seguire, e così penso che ragioneranno tanti tifosi del Milan, quindi io credo che i tifosi del Milan popoleranno lo stadio e spereranno di ovviamente fermarci nella conquista della scudetto quel giorno, come legittimo che sia. Questo, il clima è molto buono secondo me, poi ovvio gli spottò ci sono, noi ne abbiamo ricevuti tanti in tanti anni in cui il Milan ha vinto tante cose, complimenti, questa diciamo sono un ventennio in cui mi permetto di dire che invece l'Inter sta vincendo veramente tanto rispetto al Milan. Certo, poi in Europa abbiamo ancora della strada da fare, ma la faremo. Certo, infatti direi che comunque i tifosi del Milan avranno tutte le motivazioni per andare a sostenere la squadra, perché è una settimana molto delicata per il Milan, si sta giocando parecchio rispetto a quelli che sono i risultati che si possono ottenere in questa stagione, c'è l'Europa League giovedì e poi con il derby di lunedì si avrà un po' un senso di rivalsa, sono stati 5 i derby sconfitti in questi ultimi anni, quindi insomma ci sono tanti motivi per cui sia da tifoso interista che da tifoso milanista seguire questa gara. Sì, beh, penso che poi il Milan dipenderà tanto come arriva anche in base alla partita di giovedì, che giustamente per loro è molto importante, e quindi anche il clima, no? Perché se ribaltano la partita a Roma arriveranno carichi a coppe, come si dice, no? Nel senso arriveranno belli carichi al derby con l'idea anche di vincere di nuovo. L'Inter ci arriva in condizioni, secondo me, mentali, psicologiche positive, con però diciamo una squadra che non sta imponendo il suo gioco come lo ha fatto durante tutto quest'anno, ma è normale, ci sono dei momenti, li abbiamo vissuti anche a gennaio, no? Io sono stato a Genova a vedere Genoa-Inter, è stata una partita che mi ha ricordato molto quella con Cagliari, cioè una partita dove noi giocavamo abbastanza meglio e bene, però si faceva fatica a imporre quello stile di gioco spumeggiante che spesso l'Inter c'ha. Ci ha fatto venire il palato buono, però non è che sempre si può giocare in maniera spumeggiante, quindi mi immagino un derby molto combattuto, molto sporco, molto difficile, dove alla fine si prevarrà, chi prevarrà per poco. Grazie Pietro per questo intervento qui al Barbiere, è sempre un piacere ritrovarti. Grazie e spero di essere invitato con la seconda stella scucita sul petto. Va bene, va bene. Promettiamo, ma no, ci mancherebbe altro, insomma. L'invito quindi... assolutamente lo facciamo, poi sull'Inter non possiamo garantire. Vedremo. Staremo a vedere, Massimo. C'è una piccola parentesi che vogliamo aprire, un bel contributo da mandare. Esatto, proseguiamo, diciamo, una piccola chicca, no? Perché questa settimana è iniziata a Milano con il Salone del Mobile, anche la Milano Design Week, c'è stato un bellissimo evento che è stato organizzato dal comasco Giorgio Pozzi, ne abbiamo dato conto oggi anche nella puntata di Angoli, ne abbiamo parlato nel telegiornale, però tra gli ospiti c'era anche Paolo Berlusconi. La parte che finora non vi abbiamo mostrato, che ci tenevo
a far vedere, perché a Paolo Berlusconi abbiamo chiesto, oltre a un ricordo del fratello Silvio, a quasi un anno dalla scomparsa, imprenditore, politico, ma anche grande presidente del Milan, poi proprietario del Monza, diceva Paolo Berlusconi, quindi abbiamo chiesto un ricordo del fratello, ma anche una piccola domanda sul Monza, la società di cui lui è presidente onorario. Quindi vediamo questo contributo con l'intervista fatta da Silvia Legnani. Credo che mio fratello sì, è scomparso fisicamente, ma ricordiamoci sempre che dentro il corpo c'è un'anima e l'anima c'è ancora, l'anima va oltre il tempo e soprattutto quella di Silvio, e io lo accomuno anche a quella di Ennio Doris, sono due giganti che hanno segnato la storia dell'Italia, resistono nel tempo, ci sono e la gente sente, non solo noi della famiglia, ma io con chiunque parli mi dicono sentiamo tanto la sua mancanza. Ma è una mancanza che non ci deve fare cadere nelle lacrime, ma essere orgogliosi e felici di averlo conosciuto e averlo vissuto. Persone così non ne nascono tutti i giorni. E infine si avvicina la fine della stagione calcistica in cui il Monza ha brillato. Il Monza sta comportandosi bene, d'altronde tutto quello che imposta Silvio ha avuto successo nella vita, ha fatto il miracolo di portarlo dalla Serie C alla Serie A e l'ha consolidato addirittura per un posto eventualmente in Europa. Eh sì. Eh beh, era uno stralcio di un'intervista più lunga che è andata in onda questa sera ad Angoli, però la parte sul Monza non... Insomma, ce la siamo tenuta per il barbiere, esatto, come giusto, esatto, la trasmissione molto... di sport. Ovviamente ringraziamo Paolo Berlusconi per la disponibilità, certo, anche per aver ricordato il fratello con queste belle parole, che comunque, a prescindere da quello che si può pensare, soprattutto sappiamo, politicamente, è stato un uomo che insomma, ha avuto tanti estimatori, ma anche tanti critici, come imprenditore e come presidente del Milan ha fatto tanto. Massimo, per quanto riguarda la presentazione del prossimo ospite, noi siamo davvero ben giochiamo felici di poterlo ospitare, anche perché è molto conosciuto, è molto amato dai nostri telespettatori di Espansione TV, è lo chef della trasmissione di Zona Verde in onda ogni domenica. Vado a dare il benvenuto, ben ritrovato, a Riccardo Zanni. Buonasera, chef. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, magari non tutti mi sanno. Sì, assolutamente sì. Ti sentiamo, perfetto, bene, chef, ovviamente ti conosciamo, ti conoscono in veste di chef della tenuta Il Cicalino, quindi di Zona Verde, insomma, tanto amato, l'abbiamo detto, con le tue ricette, però tu sei un tifoso della Roma, tifosissimo. Beh, da sempre, nato e cresciuto a Roma, trasportato da 4 anni in Toscana, cresciuto con il secondo scudetto, con lo scudetto del 1982, e frequentatore di stadio non fisso ma spesso, e finché poi sono cresciuto un po', ho avuto i figli, allora ci sono andato un po' più spesso, adesso mi diverto a portare loro. Prima frequentatore di curva e poi piano piano sono arrivato alla Tribuna Tevere. Eh beh, certo, di passo in passo. Certo, magari un po' più comoda anche eventualmente con i figli. Allora, è un momento molto importante per la Roma, ha vissuto una stagione in parte travagliata, c'è stato un cambio allenatore, l'addio di Mourinho, e vorrei sapere proprio tu come hai vissuto questo momento, l'arrivo di De Rossi, ti aspettavi un successo di questo tipo? Ma sicuramente lo speravo, ma non lo aspettavo. E conoscendo il giocatore immaginavo che avesse tantissima determinazione come persona e grandi ambizioni. Per quanto riguarda la partenza di mister Mourinho, è stato un po' un qualcosa che si sentiva nell'aria, che non avrei voluto vivere, perché comunque come allenatore ha un
curriculum eccezionale, e a noi tifosi della Roma comunque ci ha fatto vivere due notti magiche che sono state le due finali di Conference e di Europa League, una vinta e l'altra, diciamo, quasi senza entrare in polemiche. Sì, infatti l'altra è stata sfiorata, però ecco, è stato un mister importante, soprattutto ha avuto il grande merito di aver riavvicinato un po' il tifoso giallo-rosso, che ha diciamo proseguito ad amare tanto la squadra. Insomma, secondo me questo è il merito più importante di mister Mourinho, ha riportato entusiasmo. Sicuramente sì, prima di tutto per la persona, secondo perché si è sempre, diciamo, schierato dalla parte dei tifosi, anche certe volte, non dico contrastando, però non schierandosi su una linea societaria che magari era un po' più conformata verso le istituzioni calcistiche, mentre invece poi, conoscendo la storia di Mourinho, si è sempre saputo che lui è sempre stato una persona fuori dagli schemi, anche se dentro il mondo del calcio, però sempre fuori dagli schemi. Senti, De Rossi finora... Ricordiamoci le mani, il simbolo. Prego, prego, dimmi. No, dimmi, stavi continuando il discorso? No, ricordandoci quando allenava l'Inter, e che faceva il segno delle manette, ricordandoci zero titoli, volte, insomma, che non è stato... Zero titoli nei nostri confronti, però è stato capace, anche dicendo zero titoli all'epoca, di farsi amare da tutta la tifoseria, perché comunque, diciamo che più di un aziendalista, inizia a essere una persona che è il capo club, e come club si intende tutta la tifoseria e la squadra insieme. Perciò lui, da capo club, si è comportato anche a Roma e ha fatto sì che tutti i tifosi fossero dalla sua parte. Logicamente la Roma rimane, gli allenatori cambiano, i giocatori cambiano, e forse di giocatori simbolo noi abbiamo la fortuna di averne avuti due importanti, che sono stati Francesco Totti e Daniele De Rossi. Daniele De Rossi è tornato come allenatore e ci farà soltanto un sacco piacere. Chef, i tempi televisivi ci impongono una breve pausa pubblicitaria, ma ti chiediamo di rimanere con noi. Pochi secondi. E siamo con Perfetto. Te. A tra poco. Va benissimo, grazie. Grazie. Eccoci in onda al barbiere e ritroviamo in collegamento il nostro ospite questa sera, in veste di tifoso, però con le vesti di chef che stiamo vedendo. No, subito mi sono arrivati dei messaggi, glielo dicevo anche lui scherzando, sì. Glielo dico ogni volta che ci vediamo, che la gente mi incontra e mi chiede di lui, no? Ecco, adesso subito i messaggi, grande chef Zanni, subito mi sono arrivati, quindi niente, sei un personaggio, faccio da tramite. La prossima volta facciamo una ricetta. infatti. No, stavolta parla di calcio, però, per le ricette, guardare Zona Verde. Domenica. Certo. Chef... Senti, quindi c'è un Milan da cucinare, mi passi sta battuta. Sì. È difficile cucinarlo il Milan. Però l'andata sarebbe andata da marinare. L'andata è andata bene, partita 1-0, sofferta nel finale, primo tempo ottimo da parte della mia squadra, dico mia perché me la sento mia da 50 anni. E secondo tempo un po' di sofferenza, però le squadre che portano a casa il risultato in Europa sono anche quelle che sanno soffrire, che sanno passare quei 20 minuti in difesa resistendo alla pressione avversaria. Noi abbiamo resistito bene, c'è stata una traversa agli ultimi 10 minuti che ci ha fatto stringere un po' il cuore, però è andata bene, diciamo. Poi c'è stato un altro spavento questa domenica con un giocatore che
purtroppo sembrava ci avesse fatto un brutto scherzo, sembra che le cose vadano tutto bene, purtroppo non sarà presente per la sfida di giovedì, certo. Ma insomma in difesa per fortuna la coperta è lunga, vediamo come andrà, speriamo bene, speriamo che ci possa dare gioia e portare a un'altra semifinale che poi sarebbe comunque un cammino eccezionale per la Roma, che già lo è stato, perché arrivare ai quarti di finale, noi sono 5 anni consecutivi, mi sembra che arriviamo ai quarti di finale, perciò comunque in una competizione non altra europea, perciò è un bel risultato, non ci possiamo lamentare. Cioè, da romanista non mi posso lamentare perché sono stato abituato a vivere anni più bui, e certo vorrei di più, cioè, mi piacerebbe arrivare alla fine di qualche traguardo, come diceva un nostro grande capitano, mi piacerebbe arrivare in porto col vessillo. Ecco, senti, a proposito di soddisfazioni e parziali, questo... però rimanendo sempre sul tema cucina, una bella grigliata alla Lazio l'avete fatto, come hai festeggiato, perché tu ami le specialità romane, ma anche se poi dopo rielabori la cucina toscana, ma se guardate Zona Verde capirete, insomma, com'è stata la Lazio, una bella grigliata, una cacio e pepe, non lo so, chiedo a te. Allora, beh, la Lazio è stata una grandissima soddisfazione, più che altro è stata... Beh, a Roma c'è una pasticceria al ghetto che fa una torta splendida con ricotta e amarene, più che altro è stata una fettina di quella torta, proprio il dolcetto finale. C'è da dire che c'è stata tanta polemica intorno a esultanze o cose varie, ma io dico che il derby è bello per quello, è bello perché ancora a Roma è rimasto una partita sentitissima, perché ci sta uno sfottò che a volte lo subisci e a volte lo dai all'avversario, e è bello anche per quello. Logicamente anche i calciatori dovrebbero avere idea di quello che fanno, ma non è stata un qualcosa di particolarmente difficile. Vediamo nei campi da calcio gesti peggiori di quello di sventolare una bandiera del genere, vediamo gesti più brutti, e perciò c'è stata tanta allegria, tanta euforia, anche se poi fondamentalmente non abbiamo vinto niente se non una partita di campionato, e ti fa piacere perché è una partita speciale, ce ne stanno 2 l'anno, certe volte 4, e va bene così, insomma quest'anno già ne avevamo perse, perciò va bene così. Grazie chef, l'appuntamento ovviamente con te è sempre ogni domenica, con replica giovedì sera, con Zona Verde, con le tue ricette, però ci ha fatto piacere questo momento di confronto. Vabbè, ma lo riconvochiamo anche al barbiere, certo. Che vorrà dire che magari le cose per la Roma sono andate in un certo modo, quindi... A presto, sta, un presto. Genericissimo a presto. Speriamo di sì. Buona, a presto. Buona grazie, serata chef. E un saluto buona anche a tutti. Alla tenuta al Cicalino che sempre ci ospita con grande, insomma, posto che merita. Posto da sogno. E noi abbiamo il collegamento immancabile con il tifoso. Questa sera diamo spazio ad una squadra che sta un po' soffrendo in questa parte di campionato. Do subito la parola a Federica che si trova allo Juventus Club di Luino. Che salutiamo, che sono sempre gentili. Sì. E, insomma, un bel club, ci piace sempre averlo con noi. Ciao, buonasera a voi. Siamo oggi qua con il nostro Juventus Club, Luino, giustamente come diceva Massimo, ci ospitate sempre con tantissimo piacere ed è un piacere per noi tornare a trovarvi anche questa volta per commentare un po' questo percorso Juve. Questo percorso Juve che ci sta facendo un po' soffrire. Un po' soffrire. Come va, Antonio, detto anche, Marco, intanto, allora? Intanto buonasera, salutiamo anche noi Mariella e Massimo dallo studio, è sempre un piacere per noi essere con voi. Ed è ultimamente una costante che quando venite siamo reduci da qualche periodo qualche non bello, non così stiamo positivo. Soffrendo, però noi siamo portiamo sempre bene in prospettiva, positivi, dai. Bravo, bravo. Vero. Massimo, noi siamo sempre positivi nel senso che
C'è un periodo in cui si soffre, ma poi siamo sicuri che più avanti torneremo a essere quella squadra che fa soffrire le altre squadre, che per un lungo periodo, per un lungo periodo ci dovranno sopportare, perché noi sicuramente torneremo, e nel nostro DNA torneremo a fare vincite anche per più anni. E prima si stava riflettendo che noi adesso abbiamo lasciato sfogare un attimino prima il Milan, prima il Napoli, poi il Milan, adesso l'Inter. Poi si devono stare tranquilli per una decina di anni, perché tornerete voi, perché torneremo alla grande. Stiamo costruendo una grande squadra anche nella sofferenza. Ecco. Il parterre, l'orgoglio bianco-nero. Sì, l'orgoglio c'è sempre, perché noi, è quello, cioè noi, la Juve in qualsiasi modo si ama più quando non va bene che quando va bene. È facile. È così che fa il vero tifoso, insomma. Esatto, no? Esatto. Ma Antonio, voi dovete sostenere il vostro club adesso che ci sono degli impegni molto importanti, perché questo mese di aprile e mese di maggio sono carichi. Cagliari come prossimo appuntamento, e tra l'altro attenzione al Cagliari perché ha fermato sul 2-2 l'Inter e ha sconfitto l'Atalanta settimana scorsa, quindi tanta motivazione. E poi c'è il ritorno in semifinale Coppa Italia, dopodiché Milan-Roma-Bologna. Insomma, sei giornate di campionato, ma importanti. Allora, hai detto bene, il Cagliari in questo momento sta andando bene, anzi siamo contenti che ha fatto dei punti con l'Inter, li ha fatti con il con l'Atalanta, quindi adesso ci può lasciare campo libero tranquillamente per prendere noi la vittoria, perché siamo un pochino... E noi l'aspettiamo. Esatto, perché poi se l'Inter ci farà il favore di vincere col Milan, adesso do un po' di matto, però vuol dire che poi con lo sconto diretto ci giochiamo il secondo posto. E poi si vedrà, quindi vede, l'ottimismo è sempre l'ultimo a morire. Vero. Io ci credo, perché la squadra c'è, i giocatori ci sono, noi abbiamo tanti giovani che stanno esplodendo, che stanno emergendo. Purtroppo abbiamo il peccato originale, lo sapete tutti, noi abbiamo il signor Allegri. Ecco, ma proprio a tal proposito, Antonio, a tal proposito, Allegri. Ecco, cioè, sentiamo che forse c'è una chiamata. Non so se voi intendete prenderla. Certo, se no, magari è un comunque, tifoso bianconero. Può essere, sappiamo che... Pronto? Pronto. Ciao Mariella, ciao Massimo, buonasera a tutti. Buonasera. Tifoso della Juve, vero? Così la domanda direttamente a Federica e al club. Esatto, sì, saluto anche il club, Juventus Club di Luino, saluto anche. Ma io sono d'accordo con quello che dice attualmente il tifoso bianconero, che torneremo a essere grandi, ma se si cambia allenatore, perché con questo allenatore non si va da nessuna parte. Io non so se avete notato il labiale di Chiesa sabato dopo il derby, quando lui dice cambia sempre me. Allora, questo ragazzo non è tranquillo, lo si vede da lontano 150 km, non gioca nella sua posizione, perché non è una seconda punta Chiesa. Quindi mi chiedo cosa deve fare di più questo ragazzo, perché Chiesa non si possa discutere del suo valore. Il problema è il modulo dove lo fa giocare. Lui deve giocare col 4-3-3. Non è questione di essere professori o allenatori, è questione di essere, di vedere il gioco del calcio. In nazionale Chiesa mi sembra che è uno dei migliori, perché comunque c'è sempre quel 6,5, 7. Nella Juve, guarda caso, arriva al 70esimo e lo tira fuori. Qui o ha un problema fisico del ragazzo, o c'è qualcosa che non va con l'allenatore. Secondo me è possibile che arriva, cioè questo lo viene, i giocatori stanno rovinando. Il Dix non lo fa più giocare, cioè, dice che fa giocare i giovani. Io li vedo giovani in campo, non li vedo più giovani in campo. Io vedo una squadra allo sbaraglio, sto guardando. Purtroppo da dirsi, perché anche stavolta col Torino, due occasioni davanti alla porta mangiate, divorate, e sono punti persi quelli. Va bene, allora lasciamo rispondere i nostri amici tifosi. Grazie. Così direi è un dialogo fra bianconeri ed è bello avere magari le stesse o differenti opinioni. A voi subito la linea Luino. Esatto, appunto Antonio. Sì, esatto. E giustamente il nostro telespettatore ci diceva, dava il suo parere e parlava chiaramente anche di Chiesa, che è uscito al 65esimo, scuoteva la testa perché anche lui non se lo spiegava, cioè voleva rimanere in campo, perché non provare col tridente, perché cambiarlo, perché sempre metterlo come seconda punta quando non è la sua posizione, non è il ruolo a lui congeniale, è adattato, assolutamente adattato. Perfettamente, ha ragione l'amico bianconero, è condivisibile la sua opinione, perché Allegri ha questa sua scienza di cercare di modificare i ruoli dei giocatori
e gente come Chiesa, come, e si vede che in Nazionale è un altro Chiesa, esatto, perché viene messo nel ruolo giusto, nella Juve lui riesce, forse vuole andare controcorrente, non so perché fa così, tutti i giocatori li snatura nel loro ruolo, e poi abbiamo le difficoltà che abbiamo i giocatori, secondo me lui li ha persi già da tempo, perché non ne gli danno più retta, ma parliamo almeno di 3-4 mesi fa, in cui... sicuramente da gennaio-febbraio, quando sì, comunque la Juve era punto a punto, l'ottavo sì, punto a punto con l'Inter, dopodiché cala motivazione, 11 giornate, 11 punti, sì, una media bassa, sì, bassa, bassa. No, una media scandalosa, da non retrocessione, bassa, cioè, una media non da Juve assolutamente, e quindi sì, e lui non c'è una volta che fa il mia colpa, accampa sempre scuse, sempre, addirittura avete visto, se la prende con i giornalisti come voi che gli fanno le domande naturali, come mai tutti questi punti persi per strada, e lui dice al giornalista: fai il tuo mestiere, che io faccio il mio, ma non esiste, certo, proprio, cioè lui deve avere il coraggio di dire: guardate, sicuramente sto sbagliando qualcosa, devo mettere a posto qualcosa. Non lo fa mai, non è una persona arrogante, purtroppo lo dobbiamo dire, è arrogante, e la Juve non merita questo, sicuramente no, certo. Speriamo che ci sia il cambio finalmente e faremo la nostra grande festa, infatti, a fine campionato. Ma proprio a tal proposito è uscita la lettera agli azionisti di Exor, lettera di John Elkann, in cui non si menziona Massimiliano Allegri. Scanavino e Giuntoli sono appunto coloro che hanno il compito di plasmare la Juve del futuro, e comunque hanno anche rivestiranno quegli incarichi lato tecnico sportivo, anche la scelta dell'allenatore. Quindi come mai non si menziona Allegri? Per voi perché si rimanda a fine stagione, oppure pensate che comunque Allegri possa continuare fino a scadenza 2025? Forse invece il cambiamento è necessario? Il cambiamento per me non è necessario, è obbligatorio, sì, cioè, perché siamo arrivati a un punto di sopportazione, come si dice, ormai siamo al culmine, basta. Lui che finisca questo campionato, che ci porti assolutamente la Coppa Italia a casa, certo, perché deve essere, come dire, l'ultimo gesto gentile che ci deve fare, dopodiché che vada dove vuole andare, che avrà... Sì, vi interrompo perché abbiamo un'altra telefonata da bianconera, aprire. Ma bianconera, quindi per voi, detto, ascoltate che facciamo rispondere voi. Pronto? Sì, pronto, mi sentite? Sì. Sì, buonasera. Allora, volevo chiedere anche a tutti gli ospiti se come club juventino preferivano Thiago Motta o Conte come prossimo allenatore alla Juve, giusto per fare un sondaggio in diretta. E poi per un dovere di precisione e di cronaca, volevo farle una domanda a lei, presentatore. L'ho sentita qualche settimana fa dire che gli episodi incriminati all'Inter era uno solo. Ma io, ci sono 5 arbitri sospesi dal VAR e 2 varisti sospesi per più turni al VAR. Cioè, qui con 7 arbitri sospesi e squalificati, i turni favorevoli all'Inter dove sono stati compromessi le partite sono ben 7. Ecco perché ancora l'altra sera Eraldo Pecci ha detto che l'errore dell'arbitro con la partita che c'è appena stata col Cagliari a favore dell'Inter, perché il 2-2 che ha ovviamente viziato quell'arbitro lì, la battuta di Eraldo Pecci è stata riportata su tutti i giornali di oggi, quell'arbitro lì con Infantino in tribuna non arbitrerà per un bel po' a livello internazionale. Ora, a parte la battuta di Pecci, però la volevo correggere, guardi che durante l'anno ben 7 arbitri sono stati lungamente sospesi per errori che hanno agevolato questo scudetto dell'Inter. Lei non può andare in televisione a dire che è stato un episodio solo, mi consenta, ma non si possono dire e non si possono ascoltare certe cose. Grazie, sto ad ascoltarla. No, ma è diverso. Grazie. Francamente non sto a guardare queste dinamiche, nel senso, penso che ci siano delle designazioni, delle situazioni degli arbitri che li facciano ruotare, quindi non mi metto lì a guardare se l'arbitro viene sospeso, va di qua, di là. Glielo dico francamente, non mi interessa, quindi se lei ha tempo di mettersi lì a contare lo faccia. Io non sono interessato a questi discorsi, penso che gli arbitri come tutti forniscano un servizio, hanno delle loro rotazioni, non penso, vabbè, se lei li ha contati va bene così, ma a me non cambia la vita. Torniamo anche sulla prima domanda e su quella che è stata, su quello che potrebbe essere il post Allegri. Allora, per quanto riguarda... Esatto. Conte o Thiago allora, tra Motta. Conte e Thiago Motta, io personalmente, poi i miei amici non lo so, ma io personalmente Conte non lo voglio. Io
preferisco Thiago Motta, che è un allenatore emergente, sta facendo giocare il Bologna magnificamente, è un piacere vederlo giocare. Ma, esatto. Ma Conte può andare da altre parti, perché come si è comportato quando è andato via, io per, non è da Juve, certo. Non può tornare alla Juve, secondo me. Ma soprattutto perché comunque la Juve ha degli obiettivi di competitività e sostenibilità, che sono due cose che comunque possono andare insieme, possono andare di pari passo, e ovviamente con un allenatore con un ingaggio sicuramente più accessibile rispetto a Conte, rispetto ad Allegri, che fa giocare i giovani, che li valorizza, e quindi la Juve, che è comunque anche il bacino della next gen, che è qualcosa di importante. Sta dando i suoi frutti. Esatto, sì. Forse può essere il profilo giusto, può essere il profilo giusto. No, ma sono d'accordissimo. Io la domanda era chiara: tra i due allenatori preferisco Thiago Motta proprio per questo, perché Conte lui arriva con le sue pretese, vuole tutti i campioni, soldi non ce ne sono, come ben sappiamo, non è che ormai il calcio, certo, italiano naviga nell'oro, quindi diventerebbe un problema, poi inizia con le sue uscite, quindi secondo me è meglio avere un profilo basso, perché noi abbiamo costruito dei giovani, ci sono, li abbiamo anche nelle altre squadre che stanno facendo faville, quindi sì, se riusciamo, e Thiago Motta può essere il profilo giusto a metterli insieme, noi abbiamo davanti 10-15 anni veramente di calcio, certo, bello, con giovani che adesso già sono quello che sono. In ogni caso, se questo è davvero l'anno zero, l'anno uno, quindi si presume possa essere senza Massimiliano Allegri, esatto, e sia davvero la vera ripartenza. Sì, come ricostruire, insomma, si un può club. Sacrificare tranquillamente Allegri l'ultimo anno, perché non si può perdere tot milioni di euro che per poi tenerlo per forza, perché poi alla fine la società ci rimette in altre, certo, non essendo quindi nell'alta classifica, sì, non partecipando bene alle coppe, andando avanti nei turni, io sono, sì, sicuramente... Insomma, occorre prendere delle decisioni anche coraggiose, sì, insomma. Purtroppo la società, anche vero, quello, abbiamo il presidente, certo, Ferrero, che si è presentato il giorno che è stato, diciamo, nominato, non parla nessuno della società, questa cosa non è neanche bella, perché ci vuole qualcuno che dica le cose come stanno, hanno lasciato tutto in mano ad Allegri, certo, e questa cosa neanche ci piace a noi. Questa è la passata stagione in un momento comunque di turbolenza societaria. Sì. Però andiamo avanti dopo, diamo la linea allo studio, Antonio. Ti interrompo un secondo, a dopo. Grazie Federica. Prendiamo il volo questa chiamata, pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Sì, sono Roberto D'Amelzo, provincia di Milano. Buonasera. Juventino. Niente, due o tre cosette veloci, ecco. Secondo me, io in questi anni è stata caratterizzata un po' anche la forma fisica. Mi spiego meglio. Quando è arrivato Litti alla Juventus, anni indietro, c'era un grande preparatore atletico, Ventrone, che praticamente, ragazzi, sembravano questi calciatori che erano veramente super, sembravano proprio degli extraterrestri, anche a livello fisico, vi dicendo, confronto a questi di adesso. Qui, a parte con la parentesi di Conte che li faceva correre, però secondo me un preparatore atletico, come si deve, che si addice e ricordi il grande Ventrone, ci vorrebbe proprio. Seconda cosa, mi piacerebbe finalmente vedere un centrocampo come si deve. No, buttare un po' dentro, un po' così, anche Locatelli non sta giocando nel suo ruolo, lui è una mezzala che praticamente va dentro anche senza palla, no, non sta andando più al tiro. A me mi piacerebbe vedere finalmente, anche poi a certa gente magari potrà anche non piacere, ma un centrocampo, un Luis Alberto, un Locatelli e un Modric, perché no? Anche se hanno la sua età, però se gioca nel Real Madrid può giocare benissimo anche nella Juve. E una mossa tattica che io ho sempre avuto in mente: una volta c'era questo famoso mediano, sia quando c'era Bonini nella Juventus era uno che correva come un matto, però quando c'era Furino di lì non passavi, per cui io vedrei bene in quel ruolo, perché Scaldini dell'Atalanta, perché il quale Gasperini furbescamente, quando l'ha fatto esordire in Serie A, l'ha messo nei due e mezzo a centrocampo, dopo l'ha ritratto nelle terzine, da ricoprire un po' quel ruolo di mediano stopper, in modo che la mezza punta avversaria di lì non passa, perché tante volte si lasciano 2-3 metri gli avversari e fanno faville. Una volta i calciatori che sono adesso, con le super difese che c'erano una volta, cambiavano mestiere, parliamoci chiaro, lei se lo ricorda meglio di me, io sono del 69, qualche campione l'ho visto, ma lei ne ha visti più di me, per cui volevo sentire un attimino anche il vostro parere e poi
lo sbaglio grosso anche che ha rifatto la Juventus negli ultimi anni è stato quando ha mandato via Allegri, è arrivato Sarri un anno per poi ritornare ancora lui. O fai un programma triennale con un allenatore che fa allenare i calciatori al mattino e anche in seduta pomeridiana, non esiste che i calciatori dicano no, al pomeriggio non ci alleniamo. Sono certo. Ben pagati e strapagati, fate anche l'allenamento pomeridiano. Va bene, grazie mille. Poi passeremo la palla nel prossimo collegamento. Sì, ho segnato i temi, poi lo ricordiamo, esatto, infatti. Anch'io. Adesso dobbiamo raccontare una storia che ci fa piacere perché riguarda un allenatore che ha guidato il Como, un nostro amico. Insomma, c'è una bella storia di calcio che ci piace raccontare, quella di una squadra che dopo tanti anni torna in Serie C, allenata, posso dirlo, da un nostro amico. Esatto, infatti diamo il ben ritrovato, perché ci siamo visti anche l'anno scorso, a mister Antonio Andreucci, allenatore della Clodiense, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D, quindi questo passaggio importante. Siamo molto felici di averti nostro ospite, mister. Vi ringrazio, sono molto felice anch'io di ritrovarvi, perché a Como ho vissuto un anno, diciamo, particolare e speciale sotto certi punti di vista, per cui mi fa piacere ritrovarvi in questa situazione, perché vengo da una bella soddisfazione e sentire la vostra voce e ritrovarvi mi fa veramente piacere. Ecco, tu sei al terzo anno di gestione di panchina alla Clodiense, quindi conosci bene questo ambiente. Che la squadra di Chioggia Sottomarina, lo specifichiamo, che gioca al campo Ballarin, sì. Quindi insomma, che avranno anche loro problemi di stadio, ma vabbè, non pensiamoci in questo momento. Insomma, godiamoci il momento. Tra l'altro il Ballarin è il quarto stadio più vecchio d'Italia, per cui è uno stadio veramente storico. E lo so, sono appassionato di stadi, infatti, per quello l'ho sottolineato. È vero. Si è fermata la comunicazione, attendiamo dalla regia, perché speriamo sia proprio... Sì, è ripartito, siamo a posto, Antonio, è ripartito tutto. Allora, ci racconti questa cavalcata, poi ti chiediamo un parere sul Como, e poi, siccome siamo al Barbiere, due battute anche sulla Serie A, insomma, che come... Anzi, ti chiederemo che squadra tifi, sappilo. No, ma io sono arrivato qua a Chioggia 3 anni fa, il primo anno siamo arrivati a un punto, quasi come a Como, a un punto dalla vittoria finale all'ultimo minuto, in uno spareggio incredibile l'Arzignano ha pareggiato e loro sono andati su, ma direi anche meritatamente, perché sono stati in testa per tutto il campionato, però noi li avevamo portati da noi dopo una lunga rincorsa come quella che si fece con il Como, con il Gozzano, che poi andò male, ma loro sono stati bravi, sono riusciti ad andare su. L'anno scorso siamo arrivati secondi dietro al Legnago e quest'anno siamo riusciti, con 3 giornate di anticipo, a cogliere un successo che riempie di soddisfazione tutta la città, che sono 47 anni che non vedeva la Serie C, per cui una grande soddisfazione per tutti i nostri tifosi, che sono numerosi e anche caldi, per cui una soddisfazione che ci siamo tolti dopo 3 anni di programmazione, ed è veramente una gioia poter raggiungere con questi colori, diciamo, la promozione in Serie C. Sarebbe Granata, stato giusto il colore. Granata. Sì. Granata in onore dei fratelli Ballarin che giocavano nel grande Torino. Per cui Chioggia è una piccola piazza, una piazza storica. Ecco, Chioggia è Sottomarina, è una città che hanno 50.000 abitanti circa, è una località di villeggiatura, molto, molto carina la città. Io ci venivo in vacanza quando ero in Serie C da piccolo, quindi conosco paradossalmente. Correva l'anno 77 ancora, esatto. Per cui tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Ecco, io direi che però è immancabile anche un paragone con quella che è la situazione attuale del Como, di cui sei stato allenatore. Vuole essere anche un po' un collegamento porta fortuna. Esatto. Possa essere di buon auspicio. No, ma sì. Ma veramente, come ci siamo riusciti noi, Como mi è rimasta nel cuore, perché veramente è stata una città che mi ha accolto bene. Abbiamo fatto una grandissima rincorsa. Poi non siamo riusciti a vincere veramente per una partita, ma credo che sia stata una piccola base anche per quello che sta succedendo ora, perché l'anno dopo il Como, quell'anno lì poi noi vincemmo i playoff, la società non presentò la fideiussione per andare di sopra, per cui
andò al posto nostro l'Imolese quell'anno lì. Però l'anno successivo con tanti di quei giocatori è riuscito a vincere il campionato, in particolare c'è Gabrielloni che arrivò a gennaio quell'anno lì e fece tantissimi gol, fece 12 il girone di ritorno e ci consentì di lottare per arrivare in Serie C. Ora Alessandro è un attaccante importante, lo era già in Serie D e si vedeva che era un giocatore di grande prospettiva, perché in area di rigore già in Serie D ce n'era pochi come lui, anzi se vede la trasmissione colgo l'occasione per salutarlo. E per cui mi auguro che in queste ultime partite, il Como possa raggiungere un successo. Che oggi è in provincia di Venezia, il Venezia anche loro stanno lottando, è dall'inizio della stagione. Io mi auguro che il Como, chiaramente è una squadra che ho allenato, per cui l'ho particolarmente nel cuore, ma mi auguro che anche il Venezia, che ha un allenatore che conosco bene e che ho anche sostituito un anno a Domeliara, possa arrivare insieme al Como in Serie A. Sarebbero due grandi società che tornano nella massima serie. Ecco. Abbiamo un po' di pubblicità, però abbiamo anche una domanda di un nostro telespettatore. Puoi aspettare qualche istante, poi andiamo a chiudere. Stasera sono a disposizione. Grazie, sono a Antonio. A tra pochissimo. Grazie. Ciao amici telespettatori, torniamo in onda con Antonio Andreucci, mister della Clodiense. Antonio, eccoti, rieccoti. Prima della pubblicità... Cioè, neopromosso in C, sì. E ricordiamo già il Como. Magari qualcuno si è collegato era dopo la Como, pubblicità. Certo. Ma infatti un telespettatore che, data la vicinanza della città di Chioggia con quella di Venezia, chiedeva una tua opinione proprio relativamente al Venezia, che è una diretta competitor. Che ci hai già dato Como. E quindi hai preceduto il telespettatore. Esatto. Quindi, anche però è lì per lottare per questa eventuale promozione diretta insieme ai Lariani. Ma guarda, il Venezia è un'ottima squadra, lo ha dimostrato, una società importante, ha un allenatore che conosco bene, che è molto capace. Certo il Como in questo momento sta giocando molto bene, ho visto alcuni spezzoni di partita, è una squadra molto equilibrata, hanno davanti giocatori interessanti, tutti che si spendono per la squadra. Per cui credo che il Como veramente in questo momento sia un avversario molto temibile. 5 partite alla fine, 3 punti di vantaggio, per il Venezia non sarà facile. Però io conosco bene lo spirito che ha Vanoli e sicuramente loro cercheranno fino alla fine di raggiungere anche loro l'obiettivo. Ecco. Scusa, Vanoli che è come... O in maniera diretta o anche attraverso... Dicevo, Vanoli è nato a Varese, ma in realtà sempre è comasco, lui è della zona dell'Olgiatese... E quindi l'ospedale più vicino era Varese, lui è comasco, tra l'altro, e si parla di lui come possibile allenatore del Bologna se dovesse andare via Thiago Motta. È un bel allenatore. Sarebbe un salto di qualità notevole. Ora però dovrà pensare a questo finale di campionato perché, ripeto, anche loro o in maniera diretta o attraverso i play-off vogliono raggiungere assolutamente questo obiettivo, ecco. Antonio, un'ultimissima battuta, visto che prima Massimo aveva lanciato questo assist, tifi qualche squadra in Serie A? Ma io ho una preferenza per l'Inter, ma da allenatore mi piace guardare un po' tutte le squadre. Va bene. Quindi il campionato come lo valuti in conclusione? In generale, un campionato un po' come l'anno scorso il Napoli, l'Inter è partita e se n'è andata. No, l'Inter è partita, però ripeto, rispetto al Napoli dell'anno scorso è una sorpresa un po' minore, perché obiettivamente aveva già una struttura, ha messo dei giocatori molto interessanti, per cui ha consolidato la sua rosa, sta facendo un grande campionato. Prima ascoltavo quello che dicevate sulla Juventus, no? Ma io veramente credo che la Juventus abbia lanciato anche tanti giovani. Noi abbiamo l'idea di questa squadra come se dovesse vincere ogni partita, ma non è sempre così, ci sono anche dei periodi che bisogna accettare, dei periodi di costruzione. Io credo che la Juventus in questi anni abbia lanciato anche tanti giovani e questo credo che sia una nota di merito sia per lo staff tecnico che per la società, che ha avuto anche il coraggio
di mettere dentro dei ragazzi anche del settore giovanile o della seconda squadra. Queste sono cose che non vanno disdegnate, che in Italia purtroppo a volte si guarda solo il risultato e non si guarda quello che potrebbe essere il percorso di una squadra in futuro o quello che sta facendo per costruire qualcosa di importante. C'è tanta competizione oggi e la Juventus sta cercando di tornare al massimo livello, però ci vuole di lavorare, ecco, non solo di spendere. E poi, scusa, ci si dimentica che all'inizio della stagione il centrocampo titolare era, i due centrali erano Pogba e Fagioli, che sono, diciamo, finiti fuori rosa, fuori dalle dinamiche, per ragioni in cui la Juventus non c'entra nulla. Si è ritrovata in quella situazione. I giocatori importanti c'erano anche. E si parla, cioè, dei giocatori importanti. I perni del centrocampo. A me Fagioli, lo dico, per me è uno tra i giocatori, l'ho visto con la Cremonese, più bravi che ho visto negli ultimi anni. Mi è dispiaciuto quello che gli è accaduto e spero possa tornare ai livelli che gli competono anche per la nazionale. Poi si parlava di Allegri, ma io credo che Allegri rispetti un attimo lo stile di quella società, no? Sono venuti anche altri allenatori come Sarri e come Pirlo, che hanno cercato di portare un'idea di gioco che poi è uno stile di gioco che poi la società, diciamo, non è piaciuto, perché non hanno voluto proseguire su quel tipo di percorso. Per cui prima di cambiare allenatore io starei molto attento. Ecco. Grazie mister Andreucci per essere stato con noi e soprattutto complimenti ancora per questa bellissima promozione in Serie C della Clodiense. Io vi ringrazio e ho avuto il piacere di vedervi veramente. E auguro a tutti gli sportivi comaschi di vivere una bella soddisfazione, perché se lo merita. Una città di grande tradizione sportiva, e la Serie A a Como sarebbe veramente un ritorno importante e bello. E un arrivederci a presto, ci sentiremo se avrai tempo e voglia, come auspico, molto presto, dai. Grazie ancora e buona serata, Antonio. Quando volete. Grazie. Buona serata a voi, arrivederci, a presto. È un bel punto di vista quello che ha dato relativamente alla Juventus come fase di costruzione, sì. Lancio dei giovani. Poi, no, tutti spunti interessanti per i nostri ospiti. Ricordiamo poi la telefonata di prima, sono poi tutti i temi che Federica saprà riassumere, il telespettatore che diceva c'è qualcosa da rivedere a centrocampo, ma parzialmente ha risposto Antonio Andreucci anche dal punto di vista della preparazione fisica, e aveva citato il compianto preparatore Ventrone. Ecco, Federica, te la linea. Luino. Sì, siamo tornati ora con Andrea e con Antonio. Appunto, abbiamo ascoltato, si parlava del centrocampo. Effettivamente il centrocampo della Juve di questa stagione era pensato in un altro modo, e questo centrocampo effettivamente è in parte da rivedere anche per la Juve del futuro, la Juve insomma che si va a pianificare, a pensare e plasmare per la prossima stagione. Insomma, voi cosa ne dite? Cosa ne pensate? Ma sicuramente le vicende di Pogba e Fagioli non hanno aiutato, questo no, è poco, certo. Ma sicuro. Comunque sono due anni che dico sempre la stessa cosa. Il centrocampista più forte di questa Juve è Rabiot, che è un giocatore secondo me normalissimo, certo. Secondo me. Io ho visto anche l'ultima partita col Toro sabato e vedevi proprio i centrocampisti che camminano e quindi anche la difesa, l'attacco non può funzionare chissà quanto. Cioè effettivamente c'è un giro palla lentissimo, una grande distanza tra attacco e difesa, centrocampo sguarnito, insomma è stata una partita lenta, un po' triste, una grande noia e delusione anche per il tifoso bianconero, perché di fatto comunque il derby di Torino era un derby che faceva davvero vibrare gli stadi. Ora non si è visto questo. La Juve ha fatto bene nel primo tempo, il Toro nel secondo tempo, 1-0, che insomma è stato triste. Qualche occasione per la Juve, no? Cosa è successo? Come mai Vlahovic non è riuscito a finalizzare? Secondo me è proprio per il centrocampo, che appunto è troppo lento e troppo timido. Secondo me il termine corretto è timido, sì. Di questo centrocampo. Però bisogna anche accettarlo, perché come in tutti i derby la tensione è sempre alle stelle, no? Sì, tu dici. Ci poteva stare vincere, ci poteva stare pareggiare, ci poteva stare perdere. Io ricordo benissimo che la Juve di Lippi spesso e volentieri li perdeva i derby, no? Che era la miglior Juve contro uno dei peggiori Torino. Adesso diciamo che sono un po' alla pari e quindi il risultato è giusto.
tutto certo, qua. Effettivamente le ultime due gare della Juve, l'andata in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, il 2-0, e la vittoria contro la Fiorentina, forse aveva illuso qualcuno che qualcosa fosse cambiato. Di fatto non cambia niente, non c'è gioco e c'è una vera e propria crisi di risultato. Vera e propria crisi di risultato. Quindi insomma, purtroppo questo 0-0 fa sì che le distanze non cambino. Dalla Inter capolista, meno 20 punti, e dal Milan. Però insomma, come dicevi tu Antonio, ci sono delle opportunità, no? Nelle prossime giornate. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente, come dicevo io, che sempre per restare ottimista, se con il Cagliari facciamo il nostro dovere, il Cagliari ormai i suoi punticini salvezza li ha fatti, quindi ci può lasciare un attimino andare avanti per poi arrivare a giocare col Milan, sempre che l'Inter vince il derby e vince lo scudetto, tra l'altro beffa delle beffe proprio nel derby. Sì. Io poi anche ora lì... vabbè, l'Inter deve comunque vincere, sì, perché avendo pareggiato contro il Cagliari comunque non ha a disposizione due risultati. Deve solo vincere, deve però solo vincere, se succede, però, insomma... e non è poco probabile che succeda che l'Inter vince il derby, il Milan viene a giocare a Torino però e saremo a tre punti. Vero, però ci Antonio, c'è da dire una cosa, comunque è vero che l'andata di questo derby è finita 5-1 per l'Inter, però era una condizione diversa del Milan, ora il Milan ha un altro ritmo, sta andando meglio, quindi ecco, quel 5-1 era forse un po' esagerato. Il Milan cercherà in tutti i modi di riscattare il derby, perché comunque poi permettere all'Inter però, di vincere, però capisci Federica, l'Inter ha la possibilità di vincere durante il derby il campionato e mettere in casa del Milan, e mettere quella cosa che noi non nominiamo perché sapete bene Massimo che per noi i numeri sono altri. E quindi io penso che saranno rimaniamo amici loro, come dicono, e non apriamo la discussione. Vogliamoci bene, esatto. Perché non andiamo in questo campo, se no siamo qui per tre giorni a parlare. Ecco, quindi, infatti, una delle sane regole è come evitare un litigio evitando di parlarne. Esatto. Quindi a questo punto, io a questo punto dico l'Inter che vinca il derby, che ci porti il Milan a tre punti e poi ci giochiamo il secondo posto e vediamo veramente se la Juve riesce finalmente a darci una piccola soddisfazione. Pensa, magari la Juve arriva seconda, porta vince anche a casa la Coppa Italia e Allegri va tenete per un altro anno. Grazie. No, grazie, noi gli facciamo la statua, gli intitoliamo le strade, quello che vuole. L'importante è che vada in altri lidi, in altri posti, perché noi di Allegri veramente di non vedere il gioco, di vedere una squadra che non esprime gioco. Sì, ma... prima Andrea gli ha chiesto del derby. Il mio parere è che il derby che c'è stato meritavano tutti e due di perderlo. Nessuno doveva vincerlo perché hanno giocato tutte e due malissimo, non da derby. Ma hai ascoltato la conferenza stampa di Allegri post partita? Ha detto pure che è stata una bella partita. Insomma, che poi io non so di che droghe faccia uso Allegri. Dice, però ragazzi, cioè, però Allegri ha proprio detto questo: è tre gare che la Juve non subisce gol. Ma questo non deve essere un motivo di pregio, allora, non deve essere qualcosa se vogliamo tornare all'epoca di Trapattoni, allora cioè, facciamo così, ma non esiste che una squadra come la Juve deve pensare che non subisce gol e quindi la partita perfetta che è lo 0-0, che cioè, non va bene, non è da Juve, non è da Juve, noi questo non lo accettiamo e non vogliamo assolutamente che continui così, quindi va bene che finisca, noi gli facciamo veramente il monumento, lui vince la Coppa Italia, arriviamo secondi, Allegri avrà il suo monumento, dopodiché avanti gli altri. Altra altri telefonata. Vero, ma... Juventini scatenati, quindi sì, c'è una chiamata per voi. Facciamo da tramite, invitiamo e risponderete voi. Pronto? Ci siamo, da Luino l'ascoltano. Perfetto. Allora anche io qua. Ho visto che il mercato della Juve, Cupo Makers dell'Atalanta, sta andando il prezzo alle stelle, c'è già il Chelsea su questo giocatore e ho visto anche che Anderson andrà in Brasile, quello della Lazio, abbia già perso due obiettivi. Non vorrei che qui nell'indecisione totale tra allenatore, società, chi vuole uno, chi vuole l'altro, si crea un'altra stagione di grande confusione fino all'ultimo. E poi ho ascoltato prima la risposta che ha dato su quell'obiezione dei giocatori, degli errori dell'Inter, però mi scusi, però non si può rispondere dicendo che io non ho contato gli episodi, non è una risposta di una persona sportiva. Ma no, ma cosa? No, invece è proprio il contrario, perché questa è dietrologia sugli arbitri, le cose, questo e quello. Gli arbitri forniscono un servizio, vengono cambiati, alternati, se uno si mette lì con l'unterino, è proprio, per me è proprio l'antisportività, la sportività è accettare le cose che cambino, cioè gli arbitri fanno una partita, vengono messi a riposo,
Ma sono normali dinamiche, io non le vedo queste dinamiche, per me è proprio il contrario, è antisportivo quello che si mette lì e conta queste cose. Però siamo su opinioni diverse, quindi se lei è d'accordo con il precedente telespettatore la rispetto, ma io davvero non mi metto lì con la calcolatrice, guardate, Rossi arbitrato qua, poi è andato là. Cambiano, cioè gli arbitri, molti non lo sanno, per esempio, molti hanno pensato, faccio un esempio, poi dopo diamo la linea a Luino, che Colombo sia stato messo a riposo dopo un recente errore. Colombo, per accordi tra le federazioni italiana e cipriota, è andato a allenare a Cipro perché avevano questo accordo. Magari qualcuno pensa che l'hanno messo a riposo, invece semplicemente gli internazionali italiani, come è stato il caso di Colombo, mercoledì scorso era allenare a Cipro ed era una cosa già prevista, ma qualcuno avrà pensato che è stato messo a riposo per l'ultimo presunto errore che ha fatto nella partita. Ci sono delle dinamiche che a volte, viste dall'esterno, sembrano, è stato messo, rimosso, magari l'arbitro che secondo il telespettatore è stato rimosso è stato mandato all'estero ad arbitrare in Grecia o a Cipro perché la federazione ha questi accordi. Quindi io non ci credo a queste cose, se voi ci credete e vi mettete a fare sti conti, va bene. La linea Luino. Sì, torniamo. Abbiamo ascoltato il telespettatore che parlava di due potenziali colpi della Juve. Uno sicuramente ha sfumato, che è Felipe Anderson. È uscito il comunicato, tornerà in Brasile, il brasiliano tornerà appunto in Brasile. Poteva essere un'opportunità a zero per la Juve, per l'attacco. Ma Cop Miners, insomma, qualora Rabiot non dovesse rinnovare, quello potrebbe essere un colpo importante. La Juve potrebbe mettere 55-60 milioni, qualcosa del genere. Sarebbe interessante. Voi pensate che ce la possa fare o che altre big, soprattutto i Premier, possono avere qualche vantaggio? Ma in questo caso io do molta fiducia a Giuntoli, perché secondo il suo modo di lavorare ha sempre scelto dei giocatori che erano praticamente dei perfetti sconosciuti, sì, e si sono rivelati degli ottimi acquisti. Io sono sicuro che farà quindi lo stesso. Quindi qualora non dovesse girare appunto per Cop Miners, si può trovare qualche alternativa comunque valida, perché voi giustamente dicevate il centrocampo deve essere necessariamente rinforzato. Ma McKennie invece a fine stagione cosa succederà? Pensate che possa rimanere alla Juve? Pensate che ci sia qualcuno in Premier, qualche club interessato? Che dite? Ma qualcuno interessato lo possono anche trovare, e bisogna vedere il prezzo che fissa la Juve. Sì. Qualche progresso quest'anno McKennie mi sembra che l'abbia fatto, però mio modesto parere non è uno dei centrocampisti che siamo abituati a vedere, i Davids, i Vidal, i Pirlo soprattutto. E quindi niente, vedremo un po' Giuntoli come si muoverà sul mercato, tenendo d'occhio inevitabilmente anche al bilancio, che si sa che non è proprio in una situazione un po' particolare, mettiamola così. Effettivamente noi non ci aspettiamo dei colpi di mercato clamorosi, cioè la Cristiano Ronaldo, chiaramente bisogna puntare su dei profili futuribili con un ingaggio comunque contenuto, chiaramente cercare di abbassare quello che è il tetto salariale, però sicuramente Giuntoli può fare un ottimo lavoro. Ma a tal proposito, Szczęsny, che è in scadenza nel 2025, arriva il rinnovo o non arriva? Perché l'ingaggio è comunque alto, è alto ma un portiere affidabile, non più giovanissimo, però è un portiere forte che vi salva spesso. I portieri fino a prova contraria stanno ad alti livelli anche quasi fino a 40 anni, quindi Szczęsny mi sembra ne abbia 33-34, sì, quindi almeno altri 3-4 anni a questi livelli possono farli. Ripeto, dipenderà sempre dalla situazione finanziaria della società e farà le sue valutazioni, magari troverà qualche giovane disposto a crescere con la squadra, vedremo un po'. Che dite, arriva Calafiori dal Bologna per la difesa? Se arriva Thiago Motta arriva anche lui, se lo porta tu sicuro dici? E anche qualcun altro si può portare. Chi vorresti? Abbiamo il grandissimo centrocampista lì, attaccante, che sta facendo faville. Com'è il nome? Ferguson, chi vuoi? No. Zirze davanti, e però lo vuole il Milan. No, il Milan non ha bisogno, non ti preoccupare, sicuramente può. Thiago Motta non se lo porta dietro. No, devo dire effettivamente che c'è un legame Thiago molto Motta, forte. Due o tre giocatori se li porta dietro sicuro. Sì. Se vieni Thiago Motta.
Quindi... Certo, beh, comunque si spera che arrivi proprio per dare, no, una nuova vita a questo club. Gli appuntamenti comunque il prossimo anno sono tantissimi: Serie A, Champions, Coppa Italia, forse Supercoppa e il Mondiale per il club. Mondiale, bisogna dotarsi, insomma. Sì. No? E poi ricordiamoci questa cosa, che alla Juve non è che la Juve deve cercare i giocatori, sono i giocatori che devono venire alla Juve, che è una squadra di e prestigio. E quindi la Juve deve tornare storia. Ad essere appetibile. Se vogliono restare nella storia del calcio, è consigliabile venire alla Juve. Grazie. Quindi, questo è il mio parere. Giusto, lo ascoltiamo appunto. Grazie Antonio, grazie Andrea. Andiamo all'inizio. Grazie a voi. Ma io sia Zirk Zeke, Kub Miner, Salfain, tutti i miei fantacalcio, spero almeno rimangano in Italia, perché sennò... Se quello ce lo auguriamo. Sì, sono un fantacalcista qui. Perso. Senti Massimo, abbiamo aperto questa puntata con clima derby, però dal lato del tifoso interista Pietro Bussolati, e chiudiamo proprio per par condicio con un tifoso milanista. Do il benvenuto, ben ritrovato, a Cristian Gaston. Ciao Cristian. Buonasera Mariella, buonasera Massimo, buonasera a tutti i telespettatori del Barriere. Allora, una settimana molto delicata, come l'hanno definita, di passione per il Milan, perché ci si gioca davvero tanto. Abbiamo giovedì l'Euro Derby con la Roma, un ritorno dove ovviamente il Milan deve dare una dimostrazione importante di sé proprio all'Olimpico, e poi lunedì derby in Italia con il Milan, con l'Inter. Esattamente, per me sono 5 giorni e... se non sbaglio 120 ore, 7200 minuti, 5 giorni emozionanti che il Milan si gioca tutta una stagione. È vero che bisogna pensare a dopodomani contro la Roma, non sarà una partita semplice, e mi è piaciuto tantissimo Cristante a San Siro, ovviamente c'è Dybala, Lukaku può essere sempre pericoloso, però il Milan deve pensare a sé, le basi ci sono. Perciò, però sarà una partita molto molto difficile. Ecco, Cristian, l'Inter però si troverà di fronte sicuramente un Milan che ha tanta voglia di rivalsa, sia per quanto riguarda quella che è stata la stagione, sia per quanto riguarda la situazione di Pioli, e poi per rivendicare questi 5 derby precedenti in cui è stato sconfitto. Sì, no, certamente... L'Inter oggi, come tutti sappiamo, è la squadra più forte d'Italia, però il Milan avrà osservato la partita che ha giocato domenica contro il Cagliari. È una partita che dice tantissimo, perché l'Inter deve essere pressato. Se l'Inter è pressato, ha fatto vedere che si può trovare in difficoltà, e il Milan deve approfittare, deve uscire a vincere quella partita con una mentalità vincente. Come detto prima, la partita di giovedì ovviamente potrà dare una carica in più e meno, però come dicono anche in Argentina, il derby è sempre il derby. Tu sarai allo stadio, con che spirito ci vai? O comunque, beh, la seguirai anche se non sarai a San Siro, ma immagino che ci sarai. Guarda, sono così, si può dire, emozionato e con tanta aspettativa. Seguirò la partita da casa con tanti amici, anche tanti amici interisti, e ovviamente stiamo tutti lanciando dei risultati, e in questo momento l'asticella è un pochino più su per l'Inter, però aspetto una grande partita. Secondo me questa può essere la partita di Maignan. Dopodiché il Milan ha avuto la grandissima notizia che rientra Mike Maignan, che è un simbolo del Milan. È una partita tutta da vivere. Secondo me sarà uno dei derby più belli degli ultimi anni. Senti, è già iniziata la discussione nel caso il Milan dovesse vincere l'Europa League. Vabbè, se. È più importante l'Europa League o lo scudetto? Perché i milanisti ovviamente stanno già sostenendo che conta di più l'Europa League. Vabbè, penso che questa situazione cambia a seconda dei colori e di chi... Tu sei uno più equilibrato. Diciamo. Sai bene Massimo che il derby si vive con tutta una passione. Passare il girone d'Europa League, andare in semifinale, l'Europa League è una strada molto in salita che ci teniamo tanto, però il mio pensiero, devo dirti oggi, che già è a lunedì a San Siro, veramente non vedo l'ora di sentire, di ascoltare Illumina San Siro. Vediamo, siamo sicuri che sarà una grandissima partita.
Chi può essere decisivo? L'ultima infatti volevo domanda fare una domanda proprio su Leao, perché okay, secondo me no, lo dico, il personaggio più intermittente delle ultime settimane, ma in generale è sempre stato così per il Milan, ci regala delle prestazioni formidabili e poi invece delle volte stecca. Sì, sì, condivido con te Mariella, abbiamo visto il gol che ha fatto contro il Sassuolo, ci sono quegli attimi di magia e dopodiché ogni tanto ovviamente ha i suoi alti bassi. Io credo che lui nella partita del derby sarà molto 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 concentrato e un attimo di magia, di ispirazione di Leao sappiamo che può cambiare la partita completamente. Grazie Cristian per essere intervenuto in questo clima derby. Grazie a voi, complimenti alla trasmissione. Grazie, alla prossima che sarà presto insomma Cristian, un nostro opinionista fisso, lo accogliamo sempre molto volentieri anche col suo pensiero per Maradona che a prescindere dal tifo, abbiamo visto quel quadro alle sue spalle, è stato un grande del calcio mondiale. La torniamo linea a Luino per i saluti finali. Sì, siamo tornati per salutarvi, per salutare voi ovviamente per il nostro club che ci ospita sempre, tanto volentieri, è sempre bellissimo, è sempre una bella chiacchierata. Va bene, grazie come sempre, anche noi vi ringraziamo, vi aspettiamo se riusciamo, non so, per fine campionato ancora una volta. Speriamo di tornare da voi. Mariella e Massimo, vi dico già che saremo fuori sul Lungolago, che in farà, una location farà più caldo una volta... Siamo già stati, quindi vi ricordate, abbiamo anche l'esterna qui sul lago, bellissimo, e sperando che possiamo insieme a voi festeggiare la Coppa Italia il secondo posto. Speriamo, infatti. Sicuramente, festeggeremo. Festeggeremo. Il TV porta fortuna, certo. Grazie ancora e grazie. Complimenti per il programma, grazie. Buona serata. Grazie, a presto, salutiamo e ringraziamo Ma grazie Federica, per aver visto stasera che entusiasmo, ma nel senso anche di chiamate di tanti juventini, anche qualcuno che... Non era d'accordo con le mie opinioni, ma bene così, siamo dal barbiere sarebbe un po' troppo noioso, no? Beh, tutti anche... d'accordo, tutti belli, tutti simpatici, va bene anche. Certo, anche a dimostrazione della quantità, sono molto numerosi i tifosi della Juventus, quindi ci ha fatto anche piacere parlare tanto dei bianconeri. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ricordo l'appuntamento per martedì prossimo, come sempre ci saranno temi molto caldi, prima parte dedicata al Como e poi la seconda parte della Serie A, insomma davvero secondo me ci aspetta un'altra bella puntata. Come sempre con tanta gente interessante. Esatto. Una buonanotte a tutti, buonanotte a te Massimo. Buonanotte, un saluto.